Buonasera, buonasera, Days of Tentacle, buonasera. Ciao a tutti, Simo, buonasera, buonasera, Simo Boll, Andrea 70, buonasera carissimo. Buonasera anche a Salaciochi che ha scritto abbonamento. come andiamo, tutto bene, speriamo, dai. XEmblemax, buonasera. Christian, pronti, 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 pronto, pronto, prova. Siamo pronti, dai, per questa nuova avventura, questa seratona. Hyperneo, buonasera. Buonasera a te. Ci siamo, andiamo a fare i giochi de calcio. Chiodadis, Sir Luke, buonasera. Buonasera a te. A Chiodadis, Hyper, a Christian, a tutti quanti. Insomma, la banda. Sono tutti da Danconi. Vai, vai, tranquillo, tranquillo. Ciao Ken, buonasera. Tranquillo, tranquillo. Buona live allora a Danconi, a Dancaldo che sta in live. Sì, avevo visto prima che era arrivata la notifica, però dovevo iniziare io, quindi non sono potuto passare. Ciao Zabboni, buonasera a te. Allora, questa seratona dedicata ai giochi de pallone, proprio ultima cosa in cui io posso avere voce in capitolo. Ciao Ale, buonasera. I giochi di calcio sono veramente l'ultima cosa in cui io posso avere voce in capitolo. Emmez Kereperliti. Iezzera pure non lo chiappare il nome, quindi. Ciao XEmblemax, buonasera. Allora, serata dedicata ai giochi di calcio arcade, giochi calcio arcade, appunto, usciti chiaramente in sala giochi da fine anni 70 fino ad arrivare, insomma, ai primi del 2000. Allora, Goldberg, buonasera, buonasera a Ste, buonasera a tutti, a quelli che non ho salutato. Intanto mi arriva un messaggio, ovviamente. Vediamo. Ba-ba-ba. Ba-bam. Allora, vediamo di partire, di fare qualche gioco, insomma, di calcio. Ovviamente la serata. Sì, sono carini i giochi di calcio, insomma, io non so proprio un campione con questo genere, però è più che altro un giro intorno, capito, a questo mondo. Un giro intorno a questo mondo, prendiamo l'arcadone sticcone. Allora, ok, arcade sticco, assolutamente, assolutamente l'arcade sticco, esatto. Allora, sono più belli quelli tipo Contra, sì, ovviamente, io pure preferisco altri generi, però per fare un po' di tutto, insomma, c'è bisogno anche di questo. Allora, partiamo questo 79, questo ragazzi ve lo posso soltanto mostrare, ma praticamente si gioca in due, quindi in questo caso non potremo giocarlo. Eccolo qua, Redo Kudo, buonasera, buonasera a te carissimo. Questo è Atari Soccer, ragazzi, 1979. Vediamo, qua ovviamente i tasti erano tutti impostati. Player 1, button, e qua c'è l'analogico, c'è un casino, Già ho visto. Allora. Vediamo un po'. Non so, eh sì. Va bene. Ciao Andrea, buonasera a te, buonasera a te. Vediamo, I coin li abbiamo messi, però questo, se non sbaglio, si gioca uno contro uno. Infatti, quindi qua ve lo posso soltanto far vedere così, è vecchio quanto me. Vedete qua, però ragazzi, questo si gioca in due contemporaneamente, quindi adesso che ancora non sono arrivati gli altri amici che possiamo giocare insieme. Ciao, ciao Wolfen, buonasera. Quindi, vedete qua. Posso solo muovermi, ma gli altri giocatori, insomma, non si muovono, non si muovono, purtroppo. Perché dovrei settare i tasti anche per gli altri. Quindi se li setto per uno, non li se posso settare per gli altri. Quindi direi che questo era solo per farvelo vedere, ragazzi. Questo è Atari Soccer 1979. Poi andiamo nel 1980. Ciao, 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 Marchetto, buonasera.
Questo pure, ragazzi, è Dribbling della Modular Racing. E questo uguale, ci sono insomma i vari settaggi, ma noi la famo, noi la famo, noi la famo. Possiamo provarci, ma noi la famo a giocare con questo. Questo praticamente era un biliardino appunto elettronico, virtuale. Però noi la potremmo fare, noi la potremmo fare. Allora, bottone 1, bottone 2 e lo start, perché non lo prende? Ah, l'aveva preso. Push to change color. Quasi cambiavano i colori. Ok. E poi praticamente diventa il biliardino, però ovviamente vedete, devi muovere praticamente i giocatori dall'altra parte. Questi adesso non possiamo giocarlo. 3-4-3, Davide, buonasera. Questo pure bisognerebbe giocarlo in due, ragazzi. Vedi, adesso quest'altro infatti non si muovono. Sono giochi che erano fatti appunto per essere giocati con il mobiletto cocktail da sopra, capito? E quindi niente, non possiamo giocarlo, però era per farvelo vedere. 1980, ragazzi, Dribbling della Model Racing, ragazzi, i giochi di calcio impossibili, esatto. No, che non è che è impossibile, è che bisognerebbe giocarli in due, Marco, quindi il problema è solo quello, capito? Chi ha fatto bello. Allora, passiamo a qualcosa di più avvincente, ragazzi, ovviamente il grande Exciting Soccer della Alpha Dency. E qua, ragazzi, siamo già nel 1983, mi ci ficco senza vedere. Vai con il testing. Ciao Philpoll, buonasera a te. Allora, ovviamente qua ci lavora un po' stadio. Che te lo dico? Allora, down, left, right. Giocava anche i crisantemi, forse, forse. Chi può dirlo? Vai. Parapapapapa. Qua possiamo scegliere. Niente, ha scelto da solo. Vai con Exciting Soccer. Vamos. Kick off. Pa 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 pa. Parapaparapam, parapapapapapa. Portiere! Troppo alto l'audio? Vengo da Portavalle con la Vespa rosso bordo. Prima mi fa una piotta, de terza mi si cappotta. Era questa, no? Sì, la colonna sonora, ragazzi. Grande gol, in gol! Ho fatto un grande gol, ho fatto un grande gol, ragazzi. So io quello che ha segnato, perlomeno. So io quello che ha segnato? Spero di sì, eh. Spero di essere io quello che ha fatto gol. Papparapapapapa. Ciao Ale, un'apertura di gioco impressionante. Portiere! Ma lo sta il portiere? Portiere mio, dove cazzo andava? Portiere niente, era una nottoli praticamente, non si sa chi. A cercare l'erba, era già a fare l'erba medica. Subito, eh. True in con queste voci campionate, ragazzi. Oh. Se non sbaglio, sta canzone era i Cramps. Chi erano? Vale, qualcuno che conosce? Chi erano i Cramps che cantavano questa? Pa 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 bo bo. Pa pa ra pa pa pa. Erano i Cramps, ragazzi, mi sbaglio? I Crampi? Non è Tichino, non è Ramones. Pa pa ra pa 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 pa. Boh, adesso già avevo sulla testa che erano i Cramps, però non mi ricordo sinceramente.
Oh, ecco, vedi, vedi? Allora, già ho preso. Ancora mi funziona bene la memoria, via. Parapaparaparaparaparapa. Portiere? Ah, i champs, no, i cramps. Boh, non lo so. Mario è uno dei miei giochi preferiti retro. Grande Mario, Super Mario. Oh, mi ha fatto fare il primo gol, sembrava facile, stasera vinco, cazzo. Ma massacravo dopo 3 secondi, sono stato massacrato. Portiere, para. Oh, Dancone, buonasera Duncan, buonasera a tutti. No. No. A Dancone! Ciao Magna, buonasera. Dan caldo, ragazzi. Niente. C'è anche, se non erro, un Exciting Soccer 2, no? Dice il buon Duncan, Soccer. Tira! Volli, pali. Palo. Ciao Danconi. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo chi è? Questo lo facciamo a tutte le live. Mi capita sempre di fare sto gioco quando facciamo qualche live, insomma, dedicata sicuramente al calcio, ma non solo, ragazzi. Questo Dada East Corporation 1983 Pro Soccer. Mamma mia, visto quanto è forte. Ma cambiamo porta? No, Fortnite no, Fortnite non mi piace purtroppo. Vai, questo è il gioco nostro, eh? Questo l'abbiamo fatto anche durante la cosa, la maratona. Ce n'è diversi, Cristian. Qua, ragazzi, appena perdi palla, a posto, perso. Appena perdi palla, te hai perso un punto. Ciao, Black. Niente, questo qui. Gioco preferito arcade, ragazzi, Wonder Boy, direi. Pa, 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 pa. Prima partita andata. Questo è il gioco mio, Marco, eh. Oh, ma quanto cazzo è lungo su campo? Cioè, non rio mai. Non si ria mai in porta. Oh. Sì, è mame, mame. Siamo sul arcade, quindi. No! Niente, qui si è appena delle a balla. Il campo, ragazzi, è lungo 6 km. Vai! Tutti su! Uno che salta! No! Cioè, allora appena te leva la palla te perdi. Cioè, non è che c'è capito una cosa che te deve segnare o che. Ma vaffan. Dopo 3 ore, infatti, si spunta all'orizzonte una porta. No! Dai, però è bastardi, eh. Bastardi, te leva la palla, ragazzi, e gol. Punto perso. A posto. Punto perso. No! È impossibile. È impossibile, basta, leviamolo perché è impossibile, ragazzi, segnare, è impossibile veramente. Questo che Madonna è Goalie Ghost, che roba sarà? Vediamolo, vediamolo. Non sono manco sicuro che sia un gioco di calcio, però. Ah, questo che ce la mette, freccia a destra, sinistra, destra, giù. Vediamo un po'.
che ho messo? Ho sbagliato. Ho sbagliato. Vediamo un po'. Ma com'è? Ma se uno mi ci va, perché? Che ho sbagliato? Forse al rovescio? No! Questo non lo so, Andrea, questo sarebbe da provare così col volante, effettivamente. Inizialmente che soundboard. Niente, non me va. Ma io poi lo so. Sì, ma non mi va da una parte o dall'altra. Ma che è? Boh. A rovescio? Niente, te lanci va. Sarta. Vabbè, ciao. Vai con questo indoor soccer. Indoor soccer della Universal 1985, vedete. Allora. Chi c'è tutte le frecce, non so che madonna ho messo. Ah, questi c'è due stick, mamma mia, stasera niente. Questo ci vuole due stick, ragazzi. Questo ci vuole due stick per giocarlo, mi sa, perché se no da pi... se no mi ha fatto un buono, mi sa che DJ ha. Due sticchi, due arcade sticchi, esatto. La palla è leggermente grande, per quanto è grande il... Ah, perché te c'hai due... c'hai due giocatori... Ma la palla... Oh, non te lassa! Il portiere segna il tempo. Allora, aspetta. Mettiamo pure il secondo giocatore sempre uguale, quindi li muoviamo tutti quanti. Tutti quanti con lo stesso. Vai. Oh, adesso con un joystick li muoviamo a tutti. Oh, ma porco tu, ma no. Cioè, ma i giocatori miei, no? Cioè, praticamente puoi durare anche un'ora. Insulta tutti. Oh, ah! Portiere? No! Risulta un po' a caso, insomma, giusto per il gusto di farlo. E al 55esimo l'Italia passa in vantaggio. No! Ma guarda qui su. Portiere, perché non esce? Quando vi bravi una molla, mi viene la tremarella. Non serve. Due a zero per i Ross. Ciao Oscar. Anche le majorette. È momento il primo set è stato vinto abbondantemente 2-0, eh? E qui si continua a esultare a caso.
Allora, questo Power Play della Cinematronics. Vediamolo un po'. Era bello. E Cristian non combinavo niente, che non era molto per la quale il gioco, insomma, no? Thank you very much. E Oscar, stiamo cercando di prendere questa partnership, quindi adesso per il momento un po'. Mamma mia, questo ragazzi, guarda che c'è un movimento della palla molto molto realistico, direi, però è difficile a. Ciao Angioletto, è difficile ragazzi a controllarlo. Questo praticamente. No, traversa palo. Sì, la palla infatti è fatta bene. Il giocatore mio non si sa dove stava a fare laggiù. Ma oh, non è gol! Ah, autogol. È un po' Pong. Quando rimbalza sui muri. Ciao Angelo, buonasera, buonasera. Sì, è strano infatti, sì. Ma poi calcio uno contro uno, mica te stufi, mica te bia i crampi a una certa ora. Sandro Ciottone mi sa che sarà andato a cena. Ciao pure a Laura, buonasera, buonasera a te. Sarà andato Anconi, sarà andato a cena, credo. Ma il giocatore mio dov'è? Non si è capito quello che fa, eh? Non si è capito quello che cazzo sta facendo, eh? Eh sì, tipo subbuteo, esatto. Vai Anconi, ci serviva perché. Ci serviva una telecrone. Guarda questo che non me. Guarda, che roba. Ma segnalo, no, questo ragazzi quasi. È quasi impossibile riapporta. Lo so, Angelo, lo so, questo un po'. Lascia un po' a desiderare. Ma perché vado in gioco? Ha sbagliato porta, oh, lui deve andare alla versa mia. No, vabbè, 3-0 con qui sì. Niente. Passiamo a qualcosa di più giocabile, ragazzi, ovviamente. Grande titolo. Allora. Ciao Vittorio, buonasera. Eccolo qua, Tekken World Cup. Questo pure grande, grande classico all'epoca, insomma, c'era in tutti i bar e sale giochi dell'epoca. Vamos. Non c'erano nemmeno le squadre, erano i blu contro i rossi, semplicemente. Qua c'è un modo per segnare sempre. Ecco, questo già aveva la trackball, esatto, in sala. Pallonetto. Ho fatto il pallonetto come su Ispro. Ho provato a fare il pallonetto, eh. Un'altra volta. Eh sì, anche un po' Microprose Soccer. Eh sì, c'aveva la trackball al posto del joystick, assolutamente. Niente. Go, grande, grande. C'è un punto da lì, seni sempre, sene. Fuori mio, no. Oh!
Qui non era un passaggio, era una dichiarazione di guerra. Ciao Manuel Gennari, buonasera, buonasera. 3-0. E qua dopo, ragazzi, dovrebbe entrare qualcuno con Parsec, che allora almeno li giochiamo insieme, no? Li proviamo e giochiamo insieme. Niente, questo ce la tira da tenere schiacciato. Parapapam. Ciao Servatis! No! Pa 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 pa
Ho bucato la rete sul 5-0. Sì, è il riscatto dopo partita del Portogallo, sì. Ah, fuori per poco. No. Ammo sempre li tiro, Ta-ta-ta-ta-ta. No, fuori ancora. Come pare questo è bello, questo è un grande classico, questo è un grande classico del calcio arcade, questo ragazzi è un grande classico, non gli si può di niente assolutamente. Stop, tap, tap, tap. Sull'angolo lì il portiere ragazzi lo spiazzi sempre lui dall'altra parte. Pa. 2-0. Grande palo gol. Questo è stato un bellissimo modello. Vediamo un po' quanto gli affonna avanti, dai. Grande gol. Il passing shot del calcio, dai, potrebbe essere, sì. Allora, ricordiamo a tutti quelli che hanno Amazon Prime, ragazzi, mi raccomando, abbonatevi gratuitamente se avete Amazon Prime, perché non si spende una lira, è tutto gratis, è tutto gratuito, mi raccomando. Fuori. Calcio d'angalo o cartellino Gaillo. 6-0 ai bianchi ragazzi, le mon bruciati. 7-0. Siamo una squadra furbissimi, non bruttissimi. Dai, sto veramente veramente massacrando stasera, e dopo già dalla terza partita invece la CPU comincia a essere bastarda, Palo! Chi ha fatto palo? Io. Ah, sul Discord è partita la sit. Ma 9-0. Vediamo, 10, ne voglio fare 10. Oh, volevo fare 10 a 0. Cappotto. Dieci a zero, bellissimo. Grande ragazzi, sono stato grandissimo qua, Baba. Ecco il Brasile, adesso il Brasile comincia a essere veloci, Grande. Questo ragazzi non riescono a prenderla. Vedi, comincia. Oh, occhio di rao. Vedi che il Brasile comincia a essere già subito. No, palo. Quando fa palo fa. Down. Pa 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 pa.
Brasile cominciasse subito forte, eh? Niente, ormai. Ormai poi il portiere comincia a beccarle, eh? All'inizio. Vai. Ma che era angolo? Ma come ero corto? Pensavo che era rimessa dal fondo. Oh, porco due, si sta incarogniti, vedi. Dopo comincia a essere stronzi, loro subito, eh. Grande. 1, 2-1, 2-1, 2-1. Comunque loro ho visto molto bastardi già, eh. Terza partita, insomma, non è che non ce n'è per nessuno, eh. Pa, 2-2. Oh, Brasile. Lì dovevamo fare golli. Golli. Grande, allo scadere a 8 secondi dalla fine, ragazzi. 2 a te, 3 a 2 per me. Balla chiappa che qui su tira, eh. Chiappa lui qui su tira. Vai, grande. Vittoriona, vittoriona, vittoriona. Adesso che ci toccano i blu. Eccoci, ho fatto un tiro così. Oh, Magarcià addosso. Comincia a essere forti loro, eh. Comincia a essere subito forti loro. Portiere la presa. Guarda su portiere che piglia tutte adesso, eh. Niente, chiedo muta fuori così, non voluto, non voluto. A brutto, infame, zozzo. Madosca! L'avevo quasi fatto, eh. Dai, uno al centro. Eh sì, la GPU diventava forte, vedi, il portiere pure ormai non si fa più coglionare, eh. 2-0, ma massacrato 2-0, chi ragazzi, il computer non ci aveva nessuna intenzione di farti vincere, quindi ciao, palo, l'ennesimo palo, vabbè. Ho perso con onore, ho perso con onore, vado fuori alla quarta partita. Mi sa che era golli. Ho perso con onore, dai, dai, eh. Comunque sia, è stata una bella partita, dai, dai, dai. Ah, ti consiglio Big Striker, come no, adesso dopo lo facciamo. Big Striker, allora. Allora. Pa, 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 pa. Vai. Vediamo. Qua ci vorrebbe. Qua mi serve uno sfidante. C'è qualcuno su Discord per sfidarmi a Kick and Run? Kick and Run? Discord fa gli aggiornamenti. Adesso. Intanto famoci un versus soccer. Facciamoci un versus soccer, che il soccer è quello che stava sul Nintendo. Allora. Forza e coraggio con il soccer.
Il Brasile, vai. Come lo fa? Vai. Io sono il brasiliano, brasiliane. Ciao Gamietto. Che dimmi indietro, Brasil. Portiere? Grande. Portiere lì, capio. Oh. La palla quando calci. Oh. Allora. No, perché lo passava lì in mezzo? Questo ragazzi dice che è legnoso. Tipico rumore di una. Ciao Enzo! Tipico rumore di una palla calciata. Ma perché mi anceva? Vai. Come alza un po' il portiere? Ha fatto un sarto praticamente. La 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 la. Grande. Il portiere c'è, solo che questo ragazzi veramente mi fa via qualche malattia. Allora, Harry Ibb. Allora, dai, andiamo a vedere i discordiani, copiamo pure colle. Ciao Giccio, buonasera. Allora, discordiani, buonasera. Sì. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Duncan, che fai? Che fai Duncan in telecamera? Duncan in telecamera, Ci sta facendo vedere le nude su nudità. Sì, che fai vedere donne nude su Discord, Duncan? No, io ho fatto vedere questa cosa che si attacca al telefono. Che si attacca al telefono? Vi faccio vedere Terminator. Sì, il joystick. Ho fatto vedere anche un po' di collezione di DVD che ho di agli anni 80. Ah, ho capito. Vedete quello di Terminator, Duncan, che ancora non l'ho visto. Non l'hai visto? Aspetta, no, che lo riprendo. Stavo giocando, non l'ha vista. Allora, non l'ho visto. Adesso parte, non si sa quello che va a fare. Duncan, aspetta, no, Duncan. No, aspetta, Duncan, che te metto. Se ci riesco, dove è andato, Duncan? Eccolo. Si alza un po'. Eccolo. Dancone. Dove sei andato? Eccoci. Dove sei andato? Sono andato a prendere il DVD, a far vedere, guarda, il DVD Terminator 2 in scatola. Grande, grandissimo Terminator. Alessio, buonasera a te, Alessio. Comunque, che interessante, stanno facendo sul canale 20 Terminator 2. Ah, sta facendo Terminator 2. Guarda che c'ho. È come quella tua. Siamo gemelli. Eccola. Questa me l'ha regalata mia moglie. Pure a me. Duncan, fagli vedere il costume da che babaro che ti ha regalato. Anche a te, Alex. Alex, l'ha regalata anche a te la moglie di Duncan. Sempre lei. Guarda. Oppure questa. Che è questa? Game over. Bella pure questa. Questa me l'ha regalata mia sorella. Fa vedere, Duncan. Questa bello. Pure è bella, sì. Ciao Luchetto, buonasera. Allora, chi è che si fa una partita a Kick and Run? Che siamo arrivati a Kick and Run. Ti ricordo quanto ti ho detto che volevo. Halloween volevo vestirmi da Super Mario e il vestito. Guarda Alex. E il costume non mi è arrivato. Mi è arrivato oggi, eccolo qui. Questo dai, però. È da che papà. Dovresti mettertelo. Questo dovresti metterlo in live, Duncan. Questo in live. Duncan, devi fare una live giocando a Super Mario. Vestito da Super Mario. È arrivato anche per tempo, sì, in effetti. Ti faccio vedere il regalo che mi ha fatto mia moglie oggi. Questo l'ho visto su Telegram. L'ho visto. Duncan, ma te quando fai il bravo, tua moglie ti fai i regali come un bambino.
tu moglie ti riempie i regali, Duncan, non te merita, no? Cioè non la meriti te, scusa lei, non la meriti. Guarda, allora, questa quanto è bella, oh, l'ultima, cosa, l'ultima cosa, guarda questa. Beh, ma che è, un bolino? Una chitarra... È la Hofner di Paul McCartney. Ah, bella questa. Bella questa. Mi devo allenare assolutamente. Ma cosa fa la bancarella, deve vendere? Guarda, no, signora, guarda, prezzo buono, prezzo buono. E ringrazio che mi ha fatto vedere sulla live, eh. Tutti contenti ormai, tutti contentissimi. Dai, chi è che entra su Discord per farsi partita? Chi è che entra su Discord per farsi questa partita kick and run? Se vuoi io gioco, vai. Oh, vai, buca su Discord che famo kick and run insieme. Tanto è tutti i giochi di pallone anche adesso, eh? Te non sei come me, non sei molto ferrato sul gioco del calcio. Domanda, qual è il gioco del quale Duncan è ferrato? oggi ciao Alessio, grazie ragazzi, molto bellissimo oggi... complimento, grazie a lei. Dice Danconi, oggi ho fatto una bella run su Wonderboy. Quanti hai fatto? Ho fatto 12 minuti senza mai morire con lo skateboard in bocca, lo skateboard in bocca. E ho fatto punti, aspetta che te lo faccio, che l'ho scritto qui. Gli dico i punti, ho fatto ormai 2-1-5-0-9-0. Ma no, sarebbe 215.000, perché mi rileggi? 2-1, oh. Cioè, codice fiscale. Comunque è diventata a tutti gli effetti live di Duncan, vai Duncan. Infatti addirittura Alex, te sei nello schermetto piccolo, lui è quello grande, sei te ospite ormai. È vero. È proprio. L'ho mandato i coso lì. I coso. 10 bit. Ti ho mandato il coso. Ti ho mandato 10 bit. Ciao Leorio, buonasera. Ti ho mandato i coso. Allora, che è? Sei bloccato? Daka. Niente, se c'è avuto un crollo. Vai, schiaccia Danconi. Pronto, ci sono. Schiaccia il pad. Schiaccio. Ok, l'ha preso. Sì, se vede ancora Duncan, Alex. Sì, aspetta, infatti volevo aprirlo. E non è un bel vedere. Beh, io per ora chiudo i video così. I video. Li chiamo. T'ho tolto. Anch'io chiuso. No, ah, a questo te. È quello di... Questo quello di Gargamella, ma PS4 sto per quello di Gargamella. Quello di Gargamella, bellissimo. Che è PS4 stop error? Mi fai vedere che Madonna ha fatto? Gargamella è bellissimo. Ah, vabbè, perché avevo preso, vabbè. So come vi piace questo gioco del calcio, sono più belli di questo. E dopo ne famo altri, no? Te incazzato subito. Danca, stasera solo giochi di calcio, quindi a voglia. Sì, ma questo sono tante più belle. Allora. Scusate. Adesso parte il Toto. Cosa? Cotugno. No, Toto parte Cotugno. Il Toto Cotugno. Raddoppio dell'Inter. Vai, Duncan, up. Duncan, cosa sto facendo? Sto schiacciando. Non è possibile, guardate qui. Sempre oggi non lo so. Non è possibile. Sei connesso? Non è possibile. Schiaccia un'altra volta, Duncan. Riprova a partire il gioco. Aspetta, vai up. Oh, adesso l'ho preso. Down. Pasquale, bottone 1, bottone 1, bottone 2 e start e coin. Ok, do coin. Vai, allora facciamo buon Lanca, buon. Oh. No, uno... Lo sta uno contro due P.
Quale cazzo è? No, ma ecco, fermo, fermo. No. 2P contro 3P. 2 Pippo. Ma perché non c'è? Ma perché c'è? Perché c'è 1 contro 2, 1 contro 2 contro il giocatore? Buono. Allora, no, una donna, no, ma no, una donna. 1P computer verso, cioè tutti meno quello che ci serve a noi, eh? Scorri giù. No, versus computer, ma perché non me lo fa? Ma che perché? Guarda un po' nei comandi che siete. Secondo me quando te prima ti ha scritto quella roba PS4 hai toccato qualcosa. No, ho cambiato gioco. Guarda, vedi, è 2 allora, contro 3. È perché i joystick a me mi ha preso. Te Danca sai giocare? Sì. A me. Ah, t'ha messo come 2P e lui 3, ok. Io sono il 3P e te sei il 2, Duncan. Ok. Aspetta un po' che chiudo il volume. Ok. Posto? Adesso dice, ma non è NBA Jam. Io sono i gialli, eh? Mi piace vincere facile. Io guardo il campionissimo a sto gioco proprio. Assolutamente campione io. E ho perso pure la palla. Ma come si chiama? Io la palla. Sono negato. La palla. Oh. Che cazzo era il portiere? Portiere! Ai! No, via un gol! Sì. Ho preso gol! Ho fatto gol! Vai! 2-1 per me, eh! Ma Duncan, ragazzi, attacca e tutto in avanti! No! Duncan, ma fai tutto da solo. Sì, io. Non c'è mia moglie che gioca, non sto giocando io. Io testa, tu pari. Tutti e due nella stessa squadra. Ah, si può fare pure. È il pallone quando lo crossi. Si può fare pure in due contro. Contro la CPU, sì. E c'è, se ho visto bene, c'è. Dove io posso fare il portiere. Ecco. Grande gol dell'Italia in giallo. Grande gol dell'Italia. Mucca, che ho sentito una mucca. E quando crossi il pallone, Duncan. Vai. Direbbe che non si dice mucca, si dice vacca. Avacca. Ma il portiere perché fa dall'altra parte? Il portiere stava alcolizzato come te. Perché non si sa quello che fa dire. Pa. Vale portiere! Grande! No! Grande! Il portiere però, ragazzi, veramente va a nottole totali, eh! Sì, veramente, il portiere va da solo un altro po'. Grande! Guarda, un po' l'Italia, un po' il Giappone.
17. Dai. Almeno non ho fatto così una figura. Ho fatto so. Dai, fammelo in altro. E qui sopra non ti piace. Dopo mi dici, ma te lo fai giocare sempre. Che giochi che non piace. Però dai, hai giocato bene qua. Sì. Dai, sta una bella partita. Dai. Anche perché se dici, dai, che giochi vuoi fare calcio, Duncan? Ti risponde o Meat oppure Met Street Fighter. No, c'è un gioco di calcio che a me mi piace, ma a lui non gli piace. Come si chiama? Meat Soccer. E questo kick off. No, ma questo anche è quello lì, è quello che quando Andrea, quando tira fa tum 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 tum, tum quello sì, lì quello. Che sembra i cosi. Ui, c'è l'abbonamento. Grazie Bert, grazie. Grande Bert. Grazie, grazie. Molto gentile. Grazie Bert. Forza che siamo a 6 su 65, insomma, sto mese sarà molto molto dur. Allora, dan caldo. Senti che musica soft porn. Questo mi fa ricordare tanto il mondiale degli anni 90 in Italia. Il Betty, ciao il Betty, grazie per l'iscrizione. Vai, grazie Duncan, up, down. Senti che praticamente gli effetti sonori è tutta batteria, Andrea. Ah, te non senti? Sì, sì. No, ma me lo ricordo, fa cagare sto gioco. No, te non senti che c'hai quel problema alle orecchie. me lo ricordo. Bottone 2, start. Attenzione. E coin. Mi piace. Grande Bert. Oh, Bert, grazie. Regalato. Grazie mille. Bert, veramente sei il king delle sub regalate, cioè imbattibile Bert. Grazie per l'abbonamento a... A parte, come che stiamo parlando di gente che dà il sub. Ricordate Massimo, anche lui è molto generoso, ma non si sente più. Cosa? Massimo, ricordate, c'era Massimo. Non ti capivo un attimo, non capivo quello che direi. Lo so. È tanto che... È un periodo di lavoro, sì. Forse che lavora forte, sta in giro. Da quando è partita sta roba, sta pandemia, è un delirio pure. Non posso mettere i crediti io, niente. Cazzi tu. Come no? No, sto premendo. Vai. Te lo meriti, Duncan. Grazie, Verte, sempre gentile. Vai, Duncan. Schiaccia 2, schiaccia start te. Oh. Dai, io prendo la Spagna. Ma chi è che magna? So io che mi gratto le palle. Dov'è l'Italia? Mamma mia, cazzo. L'Italia sta da me, di qua, dall'altra parte. Ma con che telegrafico? Non lo puoi scegliere. Si vede che non puoi scegliere dall'altra parte. Chi preso? Spagna-Argentina. Questo è un derby tutto spagnolo, via. Derby in lingua spagnola. Cazzo io. Eh? Ma perché fanno questa triste corsa intorno? No, triste, aspetta quando comincia. Se... Ma Duncan, perché ha preso la Finlandia? Ma come Finlandia? Ho detto l'Argentina, mi pare. No, no, infatti sì. Sì, no, i colori potevano sembrare... Che è successo? Si è fermato, cazzo. Ma non giochi te, Duncan? Sì, ma si è fermato. Non cominciare, che te lagga. Mi sta comunque, quando prima ti ho detto che sto gioco è una merda, non è che l'ho detto a caso, eh? Cioè l'hai detto con cognizione di causa. Sì, perché l'hai giocato altre merda. Volte. Wow. Guarda che roba. Finlandia, goal kick. Vai, portiere. Perché il pallone è bianco-rosso? E allora, la più bella sono i fotografi. Non mi funzionano i pulsanti, veramente. Top. Vai, start a coin, fammi vedere. Prova. E coin non mi funziona. Ma coin che ci fai? Però non mi funziona. Che ce li fa con sì. Coin? Tanto dal coin non mi sigue, credi? Sì. Non vorrai fare un'altra partita dopo, spero. Non è convinto, però, ha detto sì. Ma come corrono male, come corrono male. Sembra che hanno tutti o la scogliosi o... Ma cos'è la scogliosi? Qualcosa... La scogliosi. Guarda come l'ha messo, guarda come l'ha messo Danconi, visto? Grande l'ha. Ragazzi. Pa, 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 pa. Da traverso.
all'angolo. Grande gol, Danconi. Poi vedi, camminano normali, poi a un certo punto si accendono. Vai. Gambettina. Te do una gracca, Danca, se ti chiappo. Che c'ha il portiere? Cosa va lungo quella fascia, Dancone? Non passa mai il pallone, fa sempre tutto da solo. Cos'è? Ma il portiere cos'è in testa? Cos'è un turbante? Cos'è? No, un cappellino girato, al contrario. È vero, il cappellino okay. Tipo Mark Landers. Mark Landers. Mark Landers. O Benji, tipo Benji. Ma Benji non c'ha il cappellino girato all'indietro? No, quell'altro è... No, quell'altro è... Elmer, mi pare che si chiamava. C'ha il cappellino così... Vai, portiere! Va su! Vai! Grande, uscito, azione. Grande azione del portiere. No, adesso senza portiere. Che bastardo, Danca, ma segnava pure senza portiere. Che gioco di merda. Ah, Warner. È vero, è libero. Tipo Warner. Era Warner che... E non gli appendere il cappellino alla rovescia. Guarda, guarda Duncan, no, che... Warner c'ha i capelli lunghi. Adesso aspetta che famo tutti quanti il giro. Così, dopo delle serie, quando cresce, si mette il cappellino anche alla rovescia. Vinto, ho vinto. Aspetta Duncan, fa un po' una partita da solo. Fa una partita di... E comunque Ed Warner si chiama Wakashimatsu. Vedi un po' ti fa cominciare. Wakashimatsu. Start. Mi fa cominciare. Adesso. No, abbiamo fatto perché abbiamo fatto... No, fermo. Perché abbiamo fatto la sfida. Ma davvero fai un'altra partita? No, un attimo che fa la biscia. Up, Duncan. Ma puoi lasciare anche lo schermata così. Senza... Va bene, almeno faccio sfida. Lui. Esatto, che non è tanto... Ma lasciatemi giocare. Lasciatemi giocare. Vai. Lasciate che Duncan... Alex, potevi lasciare la track mode e basta. Forse è meno brutto. Vai Dalconi, start. Beh, comunque dai, i colori coin del campo dell'erba non sono male. Sì, sono verdi. No, l'ho fatto bene, però... Vai dal caldo. Il campo è verde, le strisce sono bianche. Aspetta. Sono stati bravi. Secondo me vai. C'è anche uno studio. Fai start, ok. Però un pallino al centro proprio del campo, per segnare il centro preciso del campo, lo potevano mettere. Ma probabilmente se l'avranno cancellato il fase di prima. Occupato, come quando per il segnale, quando ero bambino entravo con poi guarda che belle bandiere nella porta. Bandiere bellissime, l'effetto dinamico dato da quella curvatura è fantastico. Bello, sì. Sembra proprio ci sia vento. 3D. Mi sembra quasi di sentire la brezza che le muove sulla mia pelle. che no, che gioco tu questo è realistico quell'effetto, Harry. Avete visto questa mossa? Entri esatto, con veramente tutto il giocatore nella porta. Probabilmente non ne riesco a dire. Devo andare a prendere una giacca a vento perché sento freddo. Sostanzialmente però il gioco è un pochettino... Cioè, non è molto... Attenzione perché il portiere spara veramente incredibilmente tutto. Comunque io ribadisco il concetto, per me ha in testa il turbante, non è un cappellino. Io ribadisco il concetto, per me sto gioco è una merda. Cioè guarda, tra i mille giochi del calcio che sono stati fatti, questo è veramente pessimo. Ma sono sproporzionato. L'ha voluto giocare Duncan, Poi il bello che questo era un arcade, tu pagavi per giocare a questo gioco, capito? Questo quando fai il terzo gol, quando fai il terzo gol. Poi viene Maradona che fa la rovesciata, veramente. Rovesciata. Fai rovesciata. Ecco, secondo gol. Se faccio il terzo gol, che viene Maradona. Vai. Guardate questo trucco, tu entri con tutto il giocatore nella porta e senti. Eccolo il terzo gol. Perfetto, ma sono solo giochi di calcio arcade. Sì, guarda che arriva Maradona. Guarda. Che fa la rovesciata. Che tocco di classe. Questo è un tocco di classe, eh? È il pibe d'oro. Quando fai il terzo gol?
se fai 3-3 credo che ti fa qualcosa. E quando metti se, ferma... se fai 3-3 quando metti il terzo dentino da latte. Danca, ma se fa, se, secondo me se fai altri 3 gol visto il trend tu muoio ti regala qualcosa. Oh, sotto di golla. 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 Sotto l'incrocio gliel'ha messo, eh? Vinto gol. Cosa fa Dancone, oh? Entra dietro non ti importa. Senti, senza tirare segni. Senza tirare, senza tirare. Proporrà questo... sicuramente questo gioco per il torneo, Duncan. Ciao SMates 4, buonasera. Ma questo era un trucco che lo facevo quando ero bambino. Sei Mades, scusa. Questo è quando facciamo la shit cup. Tu fai la... che ideona che hai avuto, Andrea. Fare la cosa con i giochi più brutti. Se, 6-1. So. Gioco partito partita incontro Duncan. Vinto 6-1. L'Italia ha vinto 6-1. Bravo Danconi. Vai, sfidiamoci a questo. Da quando mi sto dobbando? Dobbando. Aspetta, scriviamolo hashtag. C'ho fame, ragazzi. Che te dico, non lo sapevo. È per quello che ragioni male. Allora, giochiamo adesso. Allora, da quando mi sto dobbando? Ma quanti neologismi. Ciao Andrea. Oh, people from Ibiza. Vai Danconi. Ciao Andrea. Up. Ciao Andrea. Down. Left. L'ho mai giocato. Ciao David. Right. Veramente. Bottone. No, qua c'è squadra di club. Squadra del club. Questo è bello, però. Questo è bello. Vai, vai Andrea, entra. Qui italiano c'era Milan, Inter e Avellino. Avellino. Sì. Avellino. Irpini. Milanin e Avellino. Allora, no, ma buono. Non c'è, ma... devi fare Duncan. Metti il credito, devi fare 2. Aspetta. Grazie David, grazie mille per l'host. Grande David. Schiaccia 2, schiaccia 2, start. Ecco. Ui, mi è caduto. Che cazzo è che mi è caduto? Forse le palle. Dopo aver visto il gioco di prima. Mamma mia. No, una lattina di birra stava per cascare. Sei matto? Oh, ma a me... aspetta, Duncan, a me mi ha preso il Barcellona. Io non ho preso niente. Te hai preso questi? Come no? Il Bayern Monaco. Te sei rossi. Ok. No, siamo su Parsec, Sir Luke, come no? No, siamo su Twitch. Ma stiamo giocando su Parsec comunque, eh? Quindi ha pienamente ragione. Il Barcellona, ragazzi, tutto nella metà campo. Grande gol. Io qui, ragazzi, sono campione indiscusso, eh. Campione indiscusso. Mi sfido a tutti, a tutti. Guarda che gol. Che gollonzolo. Ma chi è People from Ibiza? Ma sentite. Adesso Danca ti faccio il trucco se riesco, eh. Vado. Ciao Harry. La live. Trucco. Sei bravo questo. Nell'altro ho vinto con questo. Sei bravo questo. Bravo. Sir Luke, una alla volta dopo, dai. Allora, questo ragazzi è una hack di un gioco che si chiama Tecmo World Cup. Con le squadre nazionali. Il gioco originale si chiama Tecmo World Cup 90. E praticamente c'erano le nazionali e poi c'è questa hack fatta da un programmatore che non si conosce il nome, non si sa chi sia, che appunto che è un italiano. Da noi ha spopolato sta hack delle sale giochi. Ho visto solo questo, io l'originale non l'ho visto mai. Tecmo World Cup 96 è un grande gioco. Anche sì, conosci, sì, come no. Sì, però è un'altra roba. Sì, è totalmente diverso.
molto molto bello. Io sono negato, io veramente negato. Ciao Dancone, buonasera. Sono negato, sono negato. Niente, non mi saluto Dancone. Ciao Andrea. Ciao Dancone. È preso Dancone, perché Pippo sta giocando prima, perché c'hai. Prima kickoff vinceva lui, quindi capito, parlava, usava. è vero, ha vinto di brutto. Poi a kickoff è proprio sì, se fa il terzo gol arriva Maradona che fa la rovesciata. Fa la rovesciata Maradona. E qui se fa il terzo gol. Oh, ma ha buttato da fuori. Oh, ha vinto Duncan. Duncan 5-0, 5-0 è brutto. Oh, ho fatto il colpo di testa. Colpo di scemi. Di scemi. Ah, l'ha presa, Duncan ha cominciato a capire il trucchetto, eh. Madonna, ho digerito il prosciutto e melone dell'estate del 96. Ah, che bello. Buono, quando ti hai visto il melone. Madonna. Quel bellissimo rutto. Quando ti riviene sul melone è tipo il veleno del serpente corallo, è uguale. Oh, Duncan, non si fa si fa lì dentro l'aria. Ma praticamente ma stracinato per terra, oh. Andrea, una domanda. Soprattutto se il melone ti viene sul 5 di febbraio non lo vai a non so quanti mesi. Niente. Andrea, una domanda. Posso chiederti qualcosa? Prego. Allora, Sirluke. Dai, fammo entrare Sirluke che voleva fare una partita Sirluke. Dopo rientri te, Duncan, ti dispiace? Esco? Ok. Escort 10 minuti. Andrà, vai Sir Luke, entra su no, Parsec. Così 15 perché 15 siamo 5. Minuti totali. Ok, sì. Pensavo che era ironica la tua battuta. No. Siamo in 5 momento. Così effettivi di gioco. Sono un'ora e un quarto. Allora, quindi schiaccia un po'. Sir, schiaccia i tasti. Yep. Ci siamo. Schiaccia Sir. Ok, guarda anche va bene. Ok, ha detto prendere il burger. Dopo preparati anche che dopo devi giocare. Ok. Comunque Alex, abbiamo visto che durando 15 minuti Wonderboy più o meno si dovrebbero riuscire a finire i primi due mondi. Ah, okay. Diciamo il secondo boss, 8 livelli, 9 livelli, okay. Dopo dipende quanto uno è bravo. Ok. Sì. Ok. Non posso rinviare. Allora, left, right. Bottone. Mi sa che sta botta. Bottone. Start. Ok. E coin. Ok. Vai. Ok. Allora, schiaccia te. Schiaccia start te. Anche io voglio aprire qualcosa. Si sente? Ok. Sono andato a prendere una piccola. Schiaccia start, non te l'ha preso? Una piccola? Okay. Piccola busta di patatine. Piccola busta di patatine. Da mezzo chilo. Allora, Real Madrid, Bayern Monaco. Io sono il Real Madrid. La camisa blanca. Faccio vedere anche al di. Ecco, sembrano le San Carlo quasi. No, sono quelle. No, ho capito. Grande gol. 1-0 per Sir, Mi ho già fatto vedere le patatine. Chi è? No, volevo crostare, ho tirato. Chi è? Chi è? Alex, ma dopo te vuoi fare quelle partite lì? Che partite? 1-1. Che partite, Max? Andre, un fiorino. No, devo andare fruit punch. Dove ti stavo dritto? Te invece, Duncan? Ragazzi, Camadosca. Non sono io. Aspetta, mangio le patatine. Mamma mia. Oh, ah,
Cristian ha scritto in chat: ragazzi, non sono io. No, Cristian, ci fai questi scherzetti che dopo è una burla, è una burla. Non ci capiamo più niente. Fiorentina Inter. Ah, non sono io su Discord, scusa, lì che fai macelli. No, no, è una burla, è una burla. Burla. Grande. Che sei tu? 2-1, grande, grande partita, combattutissima. Combattutissima per ora, dai. Ma che te sei spiegato? Madonna, mi sono rimesso seduto come serve il muletto. Ho fatto anche il trucchetto del pallonetto, questo di solito, di solito con due colpi di testa. Di solito con due colpi di testa quello funziona. Il pannolecco. Grande rimonta della Madrid che era sotto 1-0, non scordiamo. Ah, oh, è un assedio. Un leggero russo. Che scrivi, Danca? Scherzo, sono Danca. Sono io, Cristian. Grande! Tonino Scherzo. Scherzo. Io ho fatto una burla. Oh! 30 secondi alla fine. Presa. Ah, no, pensavo che dico chi lo prendo il gol. Pensavo che prendevi qualcos'altro, no? Pensavo di essere il Rio. Ciao a tutti. Grande, grande partita. Rivincita, rivincita. Vai, vai, schiaccia start, ti famo rivincita. E stasera ci siamo mancato l'ancone. Vai. No! Che è successo? Stavo per morire. Ebbi il PSV Eindhoven, via. Vai, PSV Eindhoven Napoli. Questo ti chiama noi, 90. 90, 90. Cioè, l'HAC non so se è dello stesso sì, anno. Sì, sarà l'anno dopo. Poco più. Se non è 90 sarà 91. Sicuramente. Più o meno, però non lo so. Di solito, perché loro ci mettono anche un anno per fare un atto, se non sbaglio. Per il Molino. Ma ci possono mettere pure una settimana in realtà. Ah, grande. Vabbè, ma se sei bravo. Guarda, questo è uno dei. Quando non è che hanno fatto chissà che lavoro, cioè. Cambiato i colori dei. I nomi. I nomi delle squadre, basta. Andrea, secondo me devi essere almeno un tecnico informato per fare una cosa del genere. Minimo. Conno. Però. Sì, poi. Secondo me sì. Ma devi aver studiato la squadra radio elettra. No, la radio elettra. Sì, anche l'italiano, Harry, devi aver studiato. Devi aver studiato. Grande gol! Sembravi l'audio cassetta una PDK quando il nastro si arrotolava male, no? È vero? O quando finiva le pile del Walkman. In effetti è vero. Che tanto? Hola Esteban. Poi il bello è che quando ti scaricavano le pile del Walkman sentivi le voci di quello che parlavi in maniera diversa. Grande gol, guarda che gol che ho fatto! Ciao Esteban! L'ho detto però! Con parole sue. Cioè mi avevo in mente ora quando si scaricava il Walkman. No! Guarda, stasera sto asciugando veramente, veramente bene. No, vabbè, qui c'è tanti doping a fine partita. No, Duncan l'ha detto bene. Prima si è dombato. Quando mi dobbavo. Quando mi dobbavo. Bello. Ma è caldo? No. Ah! È caldo. Io mi sto immaginando adesso Marchetto Turrican che sta guidando, sta facendo Metal Gear Solid 3 in live con Jack. Che mentre sarà concentrato gli fa mamma mia, four. Io stavo talmente concentrato che ho salutato manco quando risposto. Stavo lì come sì, io sto quasi con risposto a Jack però. Grande! Sono in estasi videoludica.
Parapapà. Hola, che tal? Chi è che sa che parla spagnolo, ragazzi? Esteban. Esteban è quasi maltese, si può parlare. No. Chi è di noi che parla spagnolo? L'ho letto pure io che Esteban. E spagnolo, spagnolo Duncan. È vero, Duncan. Parla spagnolo, Duncan, per favore. Duncan, parli con Querco e Dust. Scusa. Usto, io so pesello Ololungo. Ololungo. Pesello Ololungo. Grande. Pisello, tocca di... Chi è che mi sfida? Che viene da un'altra nazione, te la prima. Cambiamo gioco, qualcuno mi sfida a questo? No, fai il football champ. Saluta, football champ. Sì, dai, faccio entrare qualcuno, dai. Football champ, però famoso. Io, sempre, no, italiano, ma maltese. Allora, gol, no, perché Andrea ruba. Cioè, già sto mettendo sul pazzo. Andrea ruba il primo gol. Dopo Alex dice: ma te c'è il trucco qui, devi tirare da centrocampo, poi lui da un metro, gol. Vai, fammo questo, esatto. Bastardo. Fammo Taito cioè, Cup Finals. Chi è che entra? C'è il trucco, Alex, mi raccomando, tira da centrocampo. Entro io. Chi è che in bocca per Taito Finals Cup? Poi dopo. Dai, se non c'è nessuno, un bocco io. Vai, vai. Bocca di. Non manco capito qual è. Boccate. Allora. Vai, Andre. Ok. Chiacciolo. Che madonna fatte. Oh sì, no, questo è l'unico gioco di calcio che so giocare. Chiappavo proprio l'unico veramente, sennò il resto proprio non so nemmeno dove mettere mani. Ma come l'hai chiamato? Sir Luke. Sir Luke. Ah, io ho capito. Oh, no, service. Esatto. No, il tuo Sir. Non riuscivo a capire. Ho letto un attimo gli ultimi messaggi, dico, ma con che cazzo sta rispondendo? Sir Luke. L'ho detto un po' veloce. 4-8. E che è? Oh? Ma c'è anche l'analogico, perché? Oh, grazie David. Grazie a David. Grazie mille per il cheer. Per il bel. Poi, bottone 1. Attaito. L'attaito. Ah, aspetta, lo schiacciavo io. Bottone 1. Ecco. Bottone 2. Bottone 3. Comprata da Squaresoft a metà anni bottone 90. Bottone 4. Un angolo. Non fa niente. Allora. Come faceva qualcuno. Vai, Andrea. Che comprava i giocatori più forti per tenerli in panchina per non farli giocare nella squadra. Sassu. Condivido. Ma che è? Che c'ha la gobba? No. Che è Gobbi adesso contro. Mai giocato, sì. Vai, fai il 2. Che è Gobbi contro coso? Questo può anche fare una mai visto? Sì, questo questo l'avevamo giocato pure un'altra volta. Si chiama Taito Cup Final. Ce l'avevo nel bar fuori da scuola sto gioco. Raga, qua sotto la guardia medica ha appena tamponato l'ambulanza. Né male, Ma cos'è? Welcome to Favelas. Allora, io sono l'Italia e te sei la Germania. Chi è che io? Super Dash, che dobbiamo fare? Super Dash, oh, ehi. Hey. Vai. Puoi scegliere, capito? Ma perché? Perché loro sta qua gobba, sta tutti giù? Perché? Forse c'è più forza di gravità a sto campo. Ah, grande tacco. Si gioca su una Mac. Capito? Ah, lo tiravo fuori io. Ma qui puoi anche correre più veloce, poi te puoi incazzare, puoi fare peggio. Vedi, robe. Unit 2, che cazzo... Guarda l'arbitro! Che fa l'arbitro? Soffa. Guarda l'arbitro! Sembra una brutta copia di football champ questo. Beh, un po', diciamo. C'è anche il turbo, credo, c'è un tasto per il turbo, può essere. Io sotto vedi che vedi che poi c'è buy in, quindi si può comprare, penso, altri tipo delle porco. Perché te potresti, mi ricordo che potevi anche correre più veloce, mi pare. Si può comprare, casca da solo con quel bottone. Non lo so, buy in sotto vedi che ti scrive buy in, significa che si può comprare qualcosa, non so se fai tipo te fai le mezze rovesciate in porta da solo. Posso. Posso arrivare. Allora, ecco, vedi, il super turbo, il turbo lo devi utilizzare con il turbo con il super dash, che per fare la lavatrice super dash. Vedi, mi ricordo, cioè non mi ricordo bene, ma mi ricordavo, c'ho dei frammenti. Quanta confusione. Dash. Super dash. Anche questi ragazzi come corrono male.
Al prossimo torneo il gioco di calcio sarà questo o quello di prima? Quello che gioca solo Duncan. 1942 di nuovo. No! Kamadonska. Sembrano tanti Belotti questi qua, come corrono. A parte che tutti uguali, tutti biondi. Belotti. Ma sembra che stanno giocando col maglione. Anche. Sono sdraiati per terra quelli, hai visto? Stavano a fai morti quei due. Cadaveri in campo. Addio. Oh, wow! Che potessi morì rabbido. Guarda, guarda, guarda. Che è? Ha fatto quello? Super shot. Super shot. Twist and shout. Grande, bello. E poi partito. Non come on, perché, come on, perché capito, se tu fai il passaggio da metà campo in su alla fine del gioco c'è, guarda l'arbitro su... oddio, su che gioco c'è? Unico scopo forse su Football Champ c'è proprio che se tu alla fine quando entri negli ultimi 10 secondi tipo da centrocampo passi in avanti e tiri al volo fa il super tiro. Guardalo, guardalo, tanto tema. Cosa fa? Sta prendendo il sole quello? Cosa sta facendo? Ma che fanno? Ma che fanno? Ah, press C! Che ho preso? Press C! Ho preso... Ha fatto il trucco. No, 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 mi ha detto press C e mi è comparso, visto? Dai, hai preso il fungo di Mario, hai preso. Dai, ammazzano un coso, un fotografo. Fotografo morto. Povero fotografo. Fotografato. Uno di meno, tipo se li impazzi tutti fai come su Flipper, si apre la rampa e dopo poi puoi prendere il multiball. Esatto. Eccolo. Allora, se premi C a gioco fermo ci sono le abilità. Ah, ok. Quello è Football Champ, Brigel. Ok, allora, Brigel. L'arbitro poi è un po' anche... Perché lui è Kadaka. Sì. Sì, sì. Dancanti. Ah, oh. Ecco, un altro li fatti fuori tutti. Tutti li fatti fuori, André. Il quarto fotografo è rigore, eh. Ma io non capisco perché tutti biondi. Sì, è vero, sono tutti biondi. Tutti biondi, hanno fatto in Germania nel 40. Esatto, un gioco è un gioco di razza ariana, questo è. Evitiamo. No, no, infatti era per dire. È veduto. Oh! Comunque ragazzi, c'è la porta, non so neanche se c'è perché non si è vista lo sai mai di chi sei figlio. Lo scopo del gioco è quello di tirare la palla. Time up. Ciao Steph! È difficile sto gioco. Dai, fammi i rigori, fammi i rigori. Fammi i rigori. Donnis mi sembra di capire che lo conosca abbastanza bene. Guarda che inquadratura da dietro. Che tiro io? Nel dubbio. Nel dubbio coppe. Ah, oh, preso. Bene. I rigori che si tirano da fermi, senza ricorsa. A posto. L'altra parte, ovviamente. Scusa un attimo, però da questa prospettiva... Guarda l'orologio. Scusa un attimo, però da questa prospettiva è, cioè, non è difficile. Mi piace tantissimo. È difficile, sì, infatti. Evi, fa una roba adesso. Mando una mail domani, no? Vai, oh. Mando una mail di protesta. Il portiere fa le prove per sederti successo. Il portiere pare che sia rotto un ginocchio. Se ma io non sto a giocare, Alex. Te do una dritta. Ma che fai? Ah, infatti, infatti c'è com. Ciao Meganat. Questo è peggio. Questo è peggio di Duncan, eh. Questo è peggio di Duncan. No! Guarda che rigore con tirato. Mamma mia. Ho vinto perché non giocavo. E sì, mamma mia, mi viene umida, eh. Dai, mettiamo un altro. È vero, me lo ricordo sta storia della bandiera dei pirati. Allora mi sa che pure io ho giocato con la versione. Vai, Dream Soccer, che non giochiamo mai questo. Vediamo un po'. Dream Soccer. Questo, se non erro, era della Irem. Perché? Mi pare Irem, però non mi ricordo. Sì. Perché? Irem. 1994 Irem. Ok.
Okay. Grande Irem. Che gioco ha fatto? Non lo dire, Alex. Che gioco ha fatto la Irem? Pa, 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 pa. Boh, cioè, quello è uno dei più famosi, ma ne ha fatti tanti, Ton, ton, ton. Parabara pam, pam, pam. Parabara pam, pam. Era dai. Cazzo, c'hai Google aperto. Oh, Emu! No, no, ma che Google aperto. Ciao, Emu, buonasera. Ciao, ciao, Emu. Grande, Emu. Ciao, ciao, Emu. Tutto bene, tutto bene. Tutto buonasera, bene, Emu. Ma non, è, non sei in live? Emu, non è in live stasera? No, no. Ah. No, no. Pronto? Oggi si riposa. Ma Dancone dove? Ma che ne sai, sta a mangiare, boh. Stava a mangiare prima le patatine. Secondo me è affogato nelle patatine. Secondo me gli è uscito. Dai, Brasile, Brasile, Argentina, via. Questo pure non l'ho mai visto, mi è nuovo anche questo. Non l'ho mai picchiato. Non l'ho mai picchiato prima. Oh, sembra quasi un gioco della New Geo. Mo viene a dire due cazzate pure te. 3-3-4. Salve, salve. Ciao Brunzo, carissimo. Tu che sei un fratello. Questo l'avevamo giocato una sera. Mi sembra con Jack. Au! Fanno, è morto. No, cioè, ma è l'abbonato più vecchio che c'è al canale. Penso di sì. Uno dei primissimi. Cioè, no, che è il più vecchio d'età, è quello che è abbonato da più tempo. È uno dei primissimi, sì. Mi sa che è il primo. È uno dei primissimi. Mi sa che è il primo, quello da più tempo. I primissimi di Rete 4. Eh sì, Tekken Soccer, sì. Guarda Luca, piglia fuoco! Super Saiyan! Niente, te ce l'hai con i cosi, te mi ammazzi a tutti i fotografi. Un po' di privacy, per favore. Fate una donazione, fate una... Caricate di tirare il centrocampo, eh. Trucco. C'è un trucco qua, si muove lì, aspetta. Salutiamo tutti. Tipo, poi se premi tutti i tuoi tasti insieme te fa la Leyu. No! Sì, sì, adesso lo faccio. Faccio. Questa è benzina. Io mi do fuori. Sì. Se non il primo, Zabone è uno dei primissimi, Brunzo, sì, è stato. Adesso non riesco a parlare. No. Non ricordo, sinceramente. Comunque, se non è il primo, è uno dei primissimi proprio che si è abbonato. Mi sa che è il primo? Io mi ricordo che è il primo. Sì, uno dei primissimi. Comunque... Eccolo. No. Che è il primo. Oh, portiere! Sì, portiere. Niente. Portiere, niente, che va a nottole, non si sa che va via. Questo è già un po' meglio, dai. Sì, sì, diciamo. Due tasti, Alex. Sì. Fallo. Due tasti. Vince. Chi ha vinto il cazzo? No. Adesso giochiamo. Tiro io? Brutto, mi sa che ti sei da... No! Chi ha fatto malo? Chi ha fatto malo? Niente, primo liquore sbagliato. A posto. Io ho dato un'antestata alla sua porta. 70 su secondo. Che ha fatto il bandiere? È rimasto fermo. No, dai, tutti centrali. Tutti centrali. Dai, calma, ti sei addormentato delle patatine, cosa hai fatto? Sono... Quanto è il portiere come si muove? No. Oh, io ho fatto a fangol. Io ho fatto a fangol. Secondo me dai, si è ordinato qualcosa, sta aspettando. Dai, questo ne ho perso. 3-1. No, 2-1. 3-1. Se perdo, se sbaglio questo. No, palo. Dai, sono a merda. Ho perso. Il portiere si era pure spostato. L'ho visto. Con i giochi di calcio non c'entra un cazzo, Brunzo ha chiesto, avete già provato Premier Soccer? L'avevamo fatto pure quello. L'avevamo fatto anche questo, prova un po'. Non con te, Andrea, ma l'avevamo fatto. Chi è? Questo perché Konami. Pronto? Ciao, Ken. Il suo nome è Ken, Ken Falco. Non lo batteranno mai. Ken Falco. Ciao, Alex. Ciao, Ken. Buonasera a te. Buonasera. Io sono sempre più preoccupato per Danka che il cazzo di fine ha fatto, però. Poi dopo si fa live. Down? Che cazzo. A me hai detto... Start Welcome to Terza Elementare.
Vai, schiacciati. No, Servati, se era qua fino a poco fa, ha detto a mangià e non si è visto più. Ma chi? Bene, finché stiamo mangiare così poco. Io pio l'Algeria, l'Algeria io pio. Algeria, Cecoslovacchia. Che è questo, io? Ah, la grandezza. No! E dai, non si vede, non si vede l'azione. No, te li scelta, eh? Mi sono sbagliato. Ma ancora no? No, è che bisogna pia. Questo non ho mai giocato, sì. Aspetta. Pigliamo un'altra visuale. Sì. Quella più piccola, che almeno si vede un po' l'azione. Prenda perché... più vicino. Cos'è? Hanno sparato tutto in prima persona. Pia, non spara tutto in prima persona, se possibile. Spero tutto. Però io volevo prendere qualcosa dell'Asia. Dai. La squadra di volta. No, no, aspetta. Ma c'è Malta? Cina, non l'ho vista. Singapore. Che, allora. Allora, aspetta. Questo. Però l'Alex, sì. Giusto? Primo. Schiaccio. Oh. Adesso non si capisce il cazzo. Così che si. Dai, però almeno così c'hai la visuale dell'azione. Del cazzo c'hai la visuale. Singapore, Cecoslovacchia. Passaggio. Oh, partitone proprio al... Un cartellone oggi Singapore. Quasi una finale. Oh. Questo oh, c'era, guarda, sono giochi ancora Alex, non so se tra... parlavo degli anni fine 80, inizio 90, si chiamava Subway. No. Si giocava su maxi schermo addirittura. Però non è malvagio, mi sa. Forse prendendo una via di mezzo della cosa, perché così è troppo piccolo, quello che abbiamo fatto prima è troppo grande. Forse quello è impostato per te da... Attenzione. Oh, ma non tiro, io non tiro. Io davanti a porta, a porta vuota, quasi di pallonetto. Certo che ho Singapore, Cecoslovacchia, proprio un partito. Sì, sì, sì. Ma sono intenditori. Finale del campionato. Singapore non ce l'ha mai avuta la nazionale di calcio. Esatto, Singapore pensa che non ce l'ha mai avuta. È vero. È un paradosso temporale sta partita. No. La Cecoslovacchia non esiste più. Appunto. Beh, Cecoslovacchia, Puskas, non era Cecoslovacchia. Oh! No. Grande. Ma già. Diciamo anche che i colori delle squadre non aiuta, perché sì. però c'è una oh, no, io ho fatto 6.000 pali stasera. Oh, ecco, grande gol. Madonna, rovesciatona da fuori area. Gol bellissimo. Tennis Batman. Cribbio. Cribbio. Potete dire il nome del gioco a me. Oh! Sotto l'incrocio di Romesa, Sotto il set. Dove vediamo trovo il nome del gioco? Il gioco si chiama Premier Soccer. Te lo dico io. Premier Soccer della Konami. No, no, no. Oh, è anche giocabile, vedi Andrea? Sbaglio? Sì, no, rispetto a quegli altri sì. Cosa gioco è Tella? Konami. Konami. Primissimo. Sì, è stato il primo a Bonasso. No! 2-0. Che è, volete sfidare qualcuno a Pippo che io un attimo piscio? Così proprio detto in francese. Qualcuno vuole sfidare Pippo? Proprio a te, Ib? No. Dai, chi sfida? Magari al prossimo. No. Nessuno. Duncan, Harry? C'ho anche il giochetto. Vabbè, dai, entro io, dai. Dai, insisti. Almeno, fammici a pisciano. Zappone, alla fine ha vinto lo SNES di pochissimo. Di una lunghezza, mi sa, Sì, ha vinto dei punti di uno, poi ha vinto anche le sfide che ho dato pareggio, l'avrebbe vinte, però. È sentito il mio? Sì. Andrea Gera, quindi basta che lo metti te. Allora, Ib, vai. No! Porco 2. Andrea, aspetta, vai te. Aspetta. Vai. Ok, Ib, te sei l'uno. Ok. 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 Ancora questo ok, Ok. Ok. Ah, non mi interessa. Sfottiva perché sai in parte. Il bottone 2.
Hanno rimesso? No. No. Prendi... no, aspetta, 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 ritorna sul sì, Madonna, hai fatto. Scusami. Vai. Vai. Qua pure rimettilo perché te l'ha preso due volte. Si suggerisce, prendete la seconda visuale. Vai. Infatti proviamo quella. Sì, sì. Aspetta, aspetta. Provate. Provare. E poi ci si riesce. Allora, Carolina, prendiamo le squadre, però non spingiamo subito. X. Allora, adesso aspetta. Prendiamo la squadra. Il suo nome. Ok. Italia. Vai, prendo l'Italia, vai. Adesso mettiamo la seconda visuale che è questa. Yeah. Vediamo come va. Italia. Questa, beh. Tutto un'altra che cosa. Che quella di prima. Niente, non riesco a segnare questo gioco. Niente, Pippo. Qui, la cross, e poi mi fanno un buono. E... che te fanno? Un buono, dice. Ha fatto la rovesciata in sospensione, poi. Manco Cristiano Ronaldo. Ma manco non è malvagio, malvagio, lo sai. Adesso perché hai fatto un gol non è malvagio. Prima mi stava a scattare perché mi ho scordato di dire Alex. No! C'è il lag. Ho sbagliato la mia cosa. Lag di un primissimo lag. Lag uno dei primi. Primissimo, assolutamente. Primigi. Roberto Faggio. Ma che mi sentite troppo alto per caso? No. Io non. Ok. No. Autogol. No, okay. Duncan sta a mangiare le patatine, lasciatelo perdere. L'ha salvata sulla riga e poi ha deciso di tirarla in porta così. Ho sbagliato tasto. Chi so io? Sì. Mamma mia. Mamma. Chi è? Nome yeah. Link. Se fa porno Harry. Il suo nome è Ken. Ken Palco. Alcol. Ti sei stemio, vero Ken? No. Sei stemio. Io sì, non bevo. Mi ricordo quando siamo visti a Roma. Temo fatto. Io non bevo, sì. Ti abbiamo fatto provare la birra, che era? No, chi provato? La vodka, che era? No, la grappa? No, io mi sono bevuto un po' dell'amaro tuo, non mi ricordo che amaro era. Però era buono, no, cioè mi piaceva. No, dopo ti sei fatto una pipetta di crack, mi ricordo. No, l'amaro sì, io? Che amaro avevo preso io? Andrea, amaro Nerone, l'amaro di Roma. Jägermeister, che avevo preso? Non lo so, era buono quello tuo. Ma no, non era limoncello, non mi ricordo. Ah, era. Limoncello, sì, no, e come no, era agosto, sì. Andrea. Agenziano. Sì, sì. Io guarda, io a livello di amari non bevo niente. Neanche il Vernelli, Alex. No, io guarda, super alcolici. Vernelli è cos'è? Superaggia. Super alcolici io non bevo. Chi ha vinto? Brasile 2-0. Pippo. Sì. No, un altro, dai, voglio. Ne fate un'altra? Quella vicinissima, vuole impazzire. Ah dai, per rendere più bello il tutto. Sì. Vai, questa qua, proprio da matti. Poi vai male. Sì, capirai, guarda là. Non c'è niente, praticamente. La Brunella Ballor? No. Ballor. Tutti a casa mia, una bottiglia nuova di Brunella Ballor. Brunella Ballor. Eccomi, eccolo Dancone. Ciao Rollo, carissimo. Duncan è appena. Palo. Gol del Brasile. Ciao Rollo. Dancone è andato. Si è mangiato 7 etti di patatine, non si sa quante. Direttamente da Francia. Quindi stasera Rollo è contento. Che è successo? Niente, non comunica. Che è successo? Perché? Dancone, ha vinto 2-0. Ah, c'è la partita? Niente. Ah, sì. Stai mangiando, Caldi? No, sono stato 2 minuti da Zepp 89.
Ma che stai a dire? A che fa? Poi sono tuo. A che fa? No, sono... Madonna, Duncan, ma sei veramente peggio. Sei, no? Ti giuro, no, guarda. Sei peggio di un... È diventato una star. E Zeb quando entrava gli ha detto: ah, Duncan, quello che sta la giochi. Dancone. Ma questo è vero, tanta gente mi riconosce più come il canale di Alex o con quello mio. Voi, ormai no, ormai no. Ormai no, Dancone. Ma veramente, ah, tu sei quello di Sala Giochi. Sala Giochi. Sei quello di Sala Giochi. Sala Giochi. Dancone, una balzelletta ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo una balzelletta? Sala Giochi. Dammi un minuto. Sacrificio, però stasera la dirigi con la telecamera, eh? Eh sì. Però me la devo ricordare prima. No. Ciao Retro Giochi, buonasera. Sì, sì, giochi di calcio così. Dopo più tardi faremo altro, adesso un'altra oretta faremo questa, mi sa. Questa è la serata per Silvia questa. Eh sì, sì, sì. Esatto. Esattamente. Appena glielo dici. Abbiamo qualcosa di interessante per te, Ken. Che cosa? Chi è? Pippo è insuperabile. È forte, famone un altro, dai. Famone un altro. Siamo per fare delle live. Questo cos'è? Dedicata alla musica. Brutta prospettiva. Parteciperò sicuramente. Però devi cantare pure. Devi cantare. No, io sono stonato. Devi cantare tanto per cantare. Perché mi sento un prigione a cori. Proviamo questo. Io posso suonare, ma cantare proprio no, guarda. No, senti, noi faremo così, prenderemo sempre un gruppo, esempio i Beatles, no? Gruppo. Diremo che faremo Beatles, sciogliere. Poi come allora, come che non possiamo fare la musica dei Beatles, la canteremo noi. La musica del copyright. Praticamente Ken Falco sceglierà un gruppo in attività, poi lo comincerà a stalkerare, ci avrà tre live per farli sciogliere. Ecco. Sì, sì, dobbiamo fare il torneo di Mortal Kombat. Se riusciamo, settimana prossima. Mortal Kombat, grande, vai, Andrea. Sono io, Alex. È uguale. E quando iniziano queste live, Danconi? Alex, dopo anche il torneo, credo che lo cominceremo. Oh, grazie, Rollo. Okay. Bibit. Grazie, Bibit. Adesso siamo un po' focati. Ok, ok. Ovviamente puoi suonare anche tu con la chitarra, Va bene, ci sarà anche Tremo con noi. Schiaccia? Sì, suoniamo tutti. Schiaccia start. Io chi piglio? Piglio questi. I gamba. Ma che gamba sono questi? Ma questo mi piace, mai visto. Poi le squadre veramente. Ah, non c'è il 5-5-5, non c'è. No. Ma sono squadre americane, che sono? Ma che ne so. Wow. Grafica spartana. Ma che è un'orca quella? Grafica... Sembra FIFA, come si chiama? Figa, FIFA, FISA. Figa. Sembra FIFA. Business football sembra. Il pallone è uguale, sì. Il campo è verde. Sì, hai squadre giapponesi. Il cerchio è quello di FIFA, veramente. Il cerchio a centrocampo? No, il cerchio che ci hanno giocatori, come la prima edizione di FIFA. La prima edizione. Ma che è l'Olimpico? C'è pure a vista. Che è l'Olimpico? Il FIFA più bello che ho mai giocato o il 98? Maggio. Credo l'unico FIFA. Ma che è? Ma chi l'ha toccata? 4, che è il primo, c'era la stella. Io guarda, cerco di andare avanti. Il 98 non è il primo, Duncan. Io non ho detto il primo, è quello che mi piaceva di più. Grande gol! Il 98 era quello, Road to World Cup. I primi FIFA sono usciti sulla Nintendo. Hanno segnato i Panasonic Gamba di Osaka. Primo FIFA è uscito su Super NES. Panasonic Gamba di Osaka. Ya se vedo. Della coroniglia, ya se vedo. Io ho detto il più bello era il 98. Bastiano Coimbra. Guarda, per me la FIFA 99 è bello. No, 98 era più bello. Diciamo che non è proprio giocabilissimo, è questo. Infatti.
vecchio. Una vecchia scarpa. Però una cosa che è differente da tutti gli altri giochi, te quando passi, se non vai a prendere la palla, non è che lui la dà, capito, vedi? Non la dà sui piedi al giocatore tuo, come quasi tutti i giochi. Non è preciso. Se no i giochi arcade ti dà sempre quasi la palla in piedi, invece lì devi andartene a prendere, capito? Hai capito? Ma questo di che anno è? 96, mi pare. Io nei primi 20 minuti di gioco capivo solo questo per ora. I passaggi non è precisi. Il portiere gli ha tirato la testa. Ciao Simo, buonanotte. Ma tu sei quelli blu? Chi lo sa, Duncan? Sì, io sono gli blu e Ib è i delfini. I borchi. Che è? Oh, i delfini. Le orche assassine. L'orca, le porche assassine. Le porche. Potevi prendere il D volante, no? Avete visto quel video dove c'è quel tizio? Le porche assassine. Che trova quella fabbrica chiusa piena di cabinati dell'arcade? L'avete visto quel video? No, ma dove? Su YouTube? Italiano. Su YouTube? Trova questa fabbrica abbandonata piena di... Bondo. Ah, quello in Puglia. Camminati. Quello in Puglia. Sì. Fortunato. Però furbo lui, non ha detto il posto dov'è. Furbo lui. Fortunello. Perché se dice il posto dov'è, tutti gli vanno a prendere. No? Diciamo che l'ho messa bene al centro, Alex, spazza. No! Ah, quello si è carciato da Berluse e Gamme. Che madonna, Enni. Sempre sei carto. Portiere? Un pochettino legnosello c'è, secondo me. Però c'è un bel campo, guardate che bel campo. Il quadrato. Vai, uno che salta a centrocampo. Namco League. No! Wow, se ne fallo questo, minimo te deve dare 6 giorni di galera. Perché non ha fischiato? È stato portato in campo. Throw in. No! Ma che cazzo fai, giocatori? Pare una partita tipo terza C contro quarta F. Una cosa del genere. Aspetta che apro la birra, c'ho la birra. La porra. Alla salute. Fa schiuma, ma non è sapore. La bolla! La bella. Antonella, è la bolla! Sente coraggio, ragazzi. No. Basta. Ma rotti con gli occhi. Sì, veramente hai ragione. Dopo un po' di tempo ti vedo quando andiamo a quel paese. World pick up a soccer che? Ah, aspetta, proviamo un coso. Posso giocare io? Io contro te? Gioca una persona decente. Simpatici contro antipatici? Una persona decente. Simpatici contro antipatici, Duncan? Cioè che dice qualcosa. Simpatici contro antipatici? Sì. Ma non capisce l'USS. Però aspetta, prima hai detto che DJ Barzelletta, Duncan. Ma non me la ricordo. Ah, a posto, allora giochiamo. Mi devo ricordare una prima. Dai, Duncan. Ya farai bocca su parze che devo unire lì e spacco il computer. Dai, sto aspettando te. Aspetta. Ecco, te l'ho mandata. Mandata.
schiaccia Duncan. Mandata. Sta schiaccia. Allora, proviamo Big Striker della Gelego. Questo non era male, eh? Gelego e da Gelego. Gialecco. Oh! Retrociochi. Auguri Retrociochi che compie gli anni, non avevo visto. Alla salute tua, allora. Aspetta. Lo faccio dopo. Che No. No, Duncan, non lo fare, Duncan. Adesso. Ti stavo per fare una canzone di compagno. Dai, fai questa canzone. Vai. Ciao Luca Beba. Vai con la canzone. Vai. Aspetta, lì dovevi avercela, Duncan. Porco due. Te l'ho detto, è meglio se lo facciamo dopo. Allora famura dopo, lì to te. Oh Luca. Buonasera. Adesso giochiamo, poi lo faccio io. Te la faccio. Up. Uno up. Down. Down. Left. Right. Aspetta. Right. Right. Bottone. Dici che cazzo fai? Si sente. Bottone. Bottone 2. Ciao Luchetto. Tutto bene, Lu? Tutto bene, Luca? Luca. Startete e Colione. E Colin. Vai. Oh, butti, schiaccia te, vai. Ultimo weekend in America, grande, in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Io ho preso la Spagna, Te chi via, gli Stati Uniti? Che giochiamo? Rimpallì? Aspetta, dammi un minuto che giungo queste cose. Un minuto solo. Che devi fare? Un minuto. Che mi hai aperto la mano. Dammi solo un minuto. Ok, sono ritornato. Vai, sono ritornato. L'Inghilterra. L'Inghilterra. Gli inglesi sarebbero. Inghilterra. Allora io sono i rossi. Inghilterra groppano. Gli inglesi? Groppano. Sì, britannici, in maltese dice Inghilterra. Veramente. Ingri? Inghilterra. Che madonna tirato. Ma che, come cazzo tira? È tipo frisbee. È tipo frisbee. Ma che è? È tipo Orly e Benji diventano, guarda. Ma che è sti suoni sotto? È assurdo, non mi ricordavo così assurdo, pensavo me lo ricordavo più bello. Cazzo, guarda il portiere, si è fermato subito, sta scattando ancora. E a volte mi poi va. Lo vedo. Poi va? Portiere strano proprio. Prima ti fermo, poi vedi il giocatore che va come un fulmine. Ma in che senso? Niente. Giochiamo. C'è un veramente brutto sto gioco. No, me lo ricordavo più bello. Per ragazzi, in una roba più grossa di te. Me lo ricordavo più bello, in effetti, Big Strike. È legnoso, io tiravo sa faccia. Guarda! Grande gol con la palla che gira. Chi è quello? Ma chi è? Platini? In mezzo un pare un po' Platini. Però di netto. Sovrappeso sembra. Sovrappeso. Vai il portiere. Non è fallo quello, Non è fallo. Era rigore quello. Sempre per terra, tu sai perché? Ah, c'è l'uomo con la maglietta grigia perché chiedono se dorme. E una piscia.
Rond. No, con la maglietta grigia. Grig. L'uomo con la maglietta grigia. Grig. Ha detto sì. Che fallacci, ragazzi, che te fo. No! Questo è il tiro famoso, tiro da centrocampo di Pippo. Diciamo che non è proprio non è che sia brutto, però è diverso dai giochi soliti. E Duncan, ti ho bruciato. Dai. 1-0, hai vinto. Vabbè, però sul piano sul gioco, sul piano del gioco ti ho stracciato, vai. Dai, adesso più l'Argentina, via. Prendo l'Italia io, dai. Ah, non hai preso l'Inghilterra? No. Ma perché sotto la panchina esulta prima di... No. Perché sta andando in porta. Quando rubi palla. Infatti Goldberg dice devi sapere come giocarlo, sennò è un casino, in effetti. Vediamo un po'. Duncan tiro d'effetto. Duncan tiro d'effetto. E gli fai i passaggi. Bene. Dove vai, Duncan? Vai fu- ero io. Avete capito chi siete? Sì. Sono l'Italia, io ho detto che sono l'Italia. Sono l'Italia. Chi sono io? No, guardavo un attimo, pensavo di essere l'Italia. Ah no, pensavo di essere Rio, vero? Rio. Oh, Duncan, Duncan, ti rompo i ginocchi, eh? Ricordatelo. Grande tiro d'effetto e palo fuori. C'è un tasto che è molto tattico per non farsi rubare palla. Il pallonetto devi farlo quando ti ruba palla l'avversario. Quale sarebbe? Tanti tasti, 3. No, devi rispondere se sì, ma lo faccio. So, adesso lo faccio io. Ah, questo, grande. Non l'avevo ancora sperimentato il terzo tasto. Ma dai. Madde. Eccolo, questo Duncan. Ti fai il pallonetto e quindi non ti posso rubare palla, capito? Tutta testa è Duncan, eh? Sombrero. Non ti dico testa di cosa, però. Esatto, io non l'ho voluto dire. Volutamente non l'ho voluto dire. Questo era tiro. T'avevo fatto il tiro a sbinciu, famosissimo tiro. Famosissimo tiro a sbincio. Vedi che Duncan ha imparato. Guarda che figlio di una buona donna. Stomparà. Ecco, sbragato. Tutta zocca, sì. Portiere c'è. Se fai il cross alla is, poi puoi segnare. No, Duncan non esiste che passa lui. Parte dall'area sua e ria fino laggiù. Ma lo senti che è silenzio, però? Perché si concentra, Danconi. È concentrato, è come il pomodoro. Stavo per dire una bestemmietta, eh? Quella più piccola. A madre, stavo per chiamare. 6 secondi alla fine. Niente. 4, 3, team up. Vabbè. Sfidatevi voi con Duncan perché io non lo sopporto più. A me ho il gioco. Toh, fate un social bro. Chi è che fa un social futuristico, ma con Duncan? Faccio la partita e poi vado a dormire, Alex. Ma lavori? Domani è giornata di fuego. Ci credo. The Sabbath. Che c'hai di fuoco domani? Pigli fuoco, che era? Ha detto che prende fuoco. Prendo fuoco. Vai, schiaccia. Chi c'ha i coglioni di Dalmen? I coglioni di Dalmen. Ah, dopo c'è Sir Luke, sì. I famosi coglioni.
Sì, 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 Luca. Allora, Duncan o Andre, decidete. Start. Vai ancora, spingi tu. Roma io, Roma in sera, Andrea Pippo. Sì. Duncan. Chi vince per te? Sta coi. Up. Up dei. Domani Roma Juve, domani sera Pippo, ok. Andrea Pippo ha detto. Andrea Pippo. È un'azione che compie lui. Uno, spingi, non fa finta. Spingi. Spingi, non fa finta. Bravo anche Aldo. Allora, vai Andre. Ecco. Dai, fai start te prima. È il coglione te. È il coglione. Ancora, ma domani ce lo finiamo in 4 o sbaglio? Sì, domani sì, sabato lo facciamo. Devi pensare cosa possiamo portare in 4, Duncan. Terribile, l'abbiamo fatto tutto, terribile. Quello della settimana scorsa. Quello che Duncan si è presentato. Aspettava tutti a Duncan e Duncan non rispondeva al telefono. Vai. Sfidatevi, sfidatevi, caccio, caccio. Caccio. Versus mode dovete fare. Versus mode, Duncaldi. No, a parte mi sa che se schiacci dovrebbe far entrare. Aspetta un po', provate un po'. Eh no. Adesso no. Oh, no. Uno che schiaccia. Niente, Alex, lo schiaccio io. No, sta. Adesso giocava l'anca. Prova un po', se no. Adesso quando comincia, se schiacci dovrebbe fare. Now start a new challenge. Una fare del genere. Sto schiacciando. Se no, cominciamo, eh. Ricominciamo allora. Mi sa che c'è da cominciare, eh? Sì. Duncan, dovete fare versus mod. Lascio fare tutto Andrea. Allora. Ragazzi, domani mi arrivano tre poltrone nuove in salotto come quelli che vai al cinema e stai coi piedi all'insù. Che fisso, vero? Hai fatto versus. Non ho capito niente. Italia. Nel dubbio, grande Christian, lo faccio rivedere. No, che vuole dire all'insù che fisso vero? In onore vostro. Perché... Cristian, che significa che fisso vero? Che fissa? Fissa? So fissa? Una cosa del genere? Allora, Duncan e i blu. Duncan e i blè. I blè, bravo, come diceva Babbo. Internet, Facebook e i blè. Andrea lo sento un po' spento stasera, eh? Andrea. Niente. Andrea Dolme. Dalme. Duncan, guardi che la palla è quella bianca. Su Fantozzi, no, partita di biliardo. No, Duncaldo, porta vuota. Qui devi caricare il tiro, Duncan, vedi sopra alto, su in alto, sì. Power Meter. Sss. Io... Sss. Parla tutto. Oh, hai visto quando carichi il tiro, ragazzi? È micidiale, è micidiale. E quindi da stasera sarà sto a caricare. Vado che ci riprovo. Ah, Christian dice questo è il gioco di calcio che dicevo prima. Grande, grande. Such a bro. Sucker, anzi è sucker. Giusto, Duncan? Soccer. Sucker. 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 Sucker bro. Sucker bro. Che cazzo, non... Fuck you. Throw in. Sì, anche a me questo mi ha sempre ricordato un po' Speedball, è vero? Vero. Sì, ok. Calma. Oh, Duncan, te non devi... Duncan, gli pare che tutti i giochi di pallone... È come kick-off, quello che giochiamo prima, che devi entrare dentro. Ma non devi entrare dentro. Perché devi... non mi lascia, tira. Vuoi imboccare?
Non mi lasci a terra. Perché non ti lasci a terra? Throwing. Vedi. Adesso è tirato. Vai, grande. Provaci ancora, Semmo. No. Vai! Carica! Ciao. Ho caricato però. Ho caricato. Ho caricato però. Niente. Supplementari. Niente. Anche questa partita finisce in parità. Niente, dai, rifateci, rifate. Dopo chi vince adesso contro... Ah, beh, c'è il penalty kick. Allora, tira. Mamma mia, brutti. Ho tirato Duncan. Duncan abbia tirato. Niente. 1-1. Tira Pippo. Duncaldo. Cioè, il portiere ha fatto il volo d'angelo. Sì, infatti... Grande la parola. Dancone ai rigori vince. Vai. Ha vinto Dancaldi. Facciamo la rivincita al volo, Dancone. Dal letto. Cerchiamo di fare un gol almeno, dai. Duncan a porta vuota, sei peggio di Gagliardini. Chi è Gagliardini? Chi è Gagliardini? Perché è l'Inter. Uno che veniva a scuola con me si chiamava Gagliardini. No, no, quello che si mette il gol a porta vuota, sì. Sasso. Il centrocampista Pippa del Capito, ragazzi, 3.000 euro di poltrone domani. La Madonna. 3.000 euro perché ancora fa? Ancora esiste? Perché sono le poltrone di poltrone sofà che li paghi 3.000 euro. Artigiani della qualità. Solo fino a domenica ci sono i tripli saldi. Lunedì solo fino a venerdì i tripli saldi. Poi il venerdì solo fino a lunedì i tripli saldi. Solo per oggi. Ma tripli saldi mortali. È una poltrona la paghi 3.000 euro. Cioè. Sì, sì. Grande Duncan che ha imparato a tirare di sponda. Duncan, vai sull'altra sponda. No, tira sull'altra sponda. Non mi lasci. Come è forte a sto gioco? È forte, forte. Vedi? Luca gli ha detto: Cristian, con 3.000 euro ti comprai un piano dell'Ikea. E poi te venia tutti a casa, te facevi tutti una festa svedese. Poi dopo, se avessi avuto 3.000 euro, le avrei spese in tutt'altro modo. Vabbè, tutt'altra storia. Eh sì, Cristian, c'è il soldo, c'è il granone. C'è il grano di Gragnano. E Bidubi, Putan Tour, anche con 3.000 euro comunque. Ti facevi due belle seratine. Com'era Alex? Da qui a Pechino via Bombay. Luca, mannaggia. Grande gol di Dancone a reti inviolate, era finita. E vediamo Duncan che ha deflorato Pippo. Questo è il gioco tuo, Dancone. Oggi ho giocato non male. Che vuole, io ho giocato normale. Sapore. Ecco. Sapore di Sauli. Canta Gino Sauli. Gino Sauli. Cazzo. Oh, non riesco a fare un tiro, Duncaldi. Guardalo. Palo di Duncan. Oh, però è bravo, dai. Eh sì, è diventato l'uomo da battere, Duncan. Sì, sì. Se il gioco è proprio il suo. L'uomo da battere. Wow.
Mi chiamo Proietti. Gardini, andiamo tutti a fare lei dei nostri a Bambolè, ma batte la pianta il culo. Lei è dei nostri. E poi prima va via e dice: guarda che Befana il 6 gennaio. grande tiro. Il tiro affetto, hai visto? Oh. Il tiro affetto. Vince Dancone, vince Dancone. Io su questa sconfitta, ragazzi, vi saluto. Ciao Andrea, grazie, grazie come sempre di tutto. A tomorrow, a tomorrow. Allora, Sir Luke, vieni a sfidare a Dancone, vieni a sfidare a Dancone, Sir. Ciao Dancone, buonanotte a tutti. Ciao Andrea, buon lavoro. Buonanotte e buon lavoro. Saluto Andrea quando lo sveglia. Andrea, gli mando un messaggio, gli mando. Andrea, poi ti do le 10 euro perché mi hai lasciato le 10. Le 10. Ciao, Lancaldi. Me se stanno a chiudere occhi pure a me. Abbiamo questo cosa facciamo? Schiaccia un po', Sir. Non si vede nulla, Alex. No, no, schiaccia perché non lo sentivo. Vediamo se l'ha preso. Vediamo se l'ha preso. Ciao, Andrea, buonanotte. Allora. Andrea si è addormentato. Allora, Sir, start. Andrea, sveglia. Adesso gli mando un messaggio, gli sgaggi di tutti i colori. Coin. Poi, up. Down. Left. E up and down. Left. Ah, l'ha messo. Right. Rimetti left che non ho visto. Right. Right. Bottoni. Comunque i bottoni sono due, però mettiamoli tutti e quattro giusto per. Bottone. Tanto per. Bottone. E bottone. Vai. Sfida. Ma adesso come si fa a fare due? Come si fa a fare due? Vai, vai, scusa. Ne facciamo già due. No, te danca sei l'uno. Te danca sei uno, no? Sì, ho preso l'Italia. Oh, Max Rock, buonasera, buonasera a te. Italia su destra. Fratello de Danca. Allora. Che crop. Ui. Oh, palo. Ti ha fatto gol subito, Duncan. Allora lui è bravo. Ciao Stevo, buonanotte a te, grazie, grazie mille. Lui è bravo. Vai Dancone, devi recuperare un gol. T'ha fatto un super potere da tirare. Il suo nome è Ken Falco, dorme mi sa, eh? No, no, mi sono svegliato. Domani foto delle persone. Mi saranno chiusi gli occhi. Mi saranno chiusi gli occhi in 10 minuti, lo confesso. Credo che Andrea veramente sta dormendo. Ma ah, pure, okay. Un attimo, ma ero partito 10 minuti. Ok Cristian, ok, domani le foto, dai. Facci vedere le foto. Danca, te però bisogna che tiri, non puoi riaddentro. No. Sai che carichi il pallone? No, no, ci credo Cristian, ci credo. Il pallone. Questo è il super tiro, eh. Il pallone Cristian. 2-0. T'ha massacrato Duncan, purtroppo. Sì. Prova da fuori, Io ho pure saltato il portiere. Dovevi provare da fuori, Dancaldo. Grande. Sir è forte, Sir Luke è forte, mi sembra,
Io questo per esempio non so giocarlo proprio, un gioco che non so giocare. Perché non ho tirato? Non ho tirato. Niente. Dancone, stai pensando alla barzelletta? Sto concentrato sul gioco. Vedi, vedi quando penso alla barzelletta. Sto concentrato sul gioco. Su gioco. Il coreano. Perché non mi lascia tirare? Grande Danconi, super tiro hai fatto, eh? Ormai 5 secondi, non c'è più niente da fare. Grande vittoria. Vuoi sfidarlo te, Ip, a Sir? Posso provare la vincita? Come no? Come no, ancora? La vincita. Revenge. Posso provare poi. Te puoi fare quello che ti pare, Duncan. Schiaccia, Danconi, start. Ho schiacciato, sono io uno. Devo schiacciare. No. Aspetta, allora dai, aggiorno. Devo schiacciare anche chi sta giocando con me. Christian, ah, Alex, da noi qui in Veneto sciopero dei bus lunedì mattina. Ah. Che cazzo c'è tra? Oh, è che tu, Andrea, ti stavamo chiamando. Si è addormentato. Perché ti sei addormentato? Addormentato. Ci sentiamo anche parlare nel sonno. Sì, sì. Ti sentiamo. Sentiamo. Allora, comunque, ragazzi, Christian ci informa che lunedì in Veneto è sciopero dei bus. Quindi mi raccomando, se dovete andare in Veneto, occhio ai bus. Ok, io. A meno che non sei a Veneto, ce l'ho sopra dei traghetti. Non so. Ormai Christian sembra sul delle per... gondole. Sì, vero, delle gondole anche. Lo sciopero delle gondole. Delle gombole. Gombole. Io una volta solo ci sono stato a Venezia. Troppo bella Venezia. Peccato solo per tutti quei monti. Qui a Venezia Mestre. Ah, sai di Venezia Mestre? Sai di Mestre? Ah, sciopero dei vaporetti, vedi, infatti. Sciopero dei vaporetti. Anche a Malta è sciopero dei vaporetti lunedì, eh? A Malta è sciopero dei frigoriferi. Sciopero dei lavoratori dei frigoriferi. No, proprio dei frigoriferi proprio. Vaporetti, bus e tram, è una madonna, non fate gli anni giù. Ciao Lupari! Buonasera Lupari. Al Lupari. Cristian, praticamente non fate gli anni giù. Vaporetti, bus, tram, taxi. Ah, si sì, sono dimestri. No, dicevo, non avevo capito che eri dimestri, non l'avevi detto mai. Quindi non lo sapevo, Cristian. Grande gol di Duncan! Gol di Duncan al 32esimo. La stanza numero 37. 37. Venezia Mestre dove c'è Piazza San Marco oppure... No, Piazza San Marco è no. Venezia. Venezia Mestre è tipo una frazione. Oh, Geccone! Ci ha fatto un bel ride, grazie Jack. Grazie per il ride. Ciao Jack Cogem. Grazie Jack. Grazie Jack, non è comparso però grazie, non si è capito perché non è comparso. Grazie Jack, sempre gentile.
se diventa l'uomo da battere. Comunque questa è più combattuta, Dancone, vai, provati. No, non cazzo, non cazzo di Raul. Buonasera. Oh, eccoci, Jack, grazie, Jack. Grazie per il raid. No, così poco. Li ammazza. Buonasera. Marchetto, buonasera pure a te. Grazie per il raid che li ammazza tutti. Stekir. Ho rubato Marchetto, che adesso è diventato l'ospite d'onore su Metal Gear. Ma ci mancherebbe, che problema è? Pensa un po'. No, mi dispiace solo, Jack, che te fai sempre live quando o lavoro o la sto a fare pure io, sennò passerei sempre volentieri. Sai com'è, lavoriamo tutte e due, quindi hai capito? Quello. Allora, fino adesso ci stava anche Bipo, è andato a letto perché domani lavora, ha detto che è una giornataccia. Oh, guarda Duncan, ragazzi, che ha ripreso fiducia in se stesso. Comunque, sì, Sir Luke comunque è forte, Visto che adesso siamo su Parsec, Marcone, io testerò il mio nuovo acquisto. Rigori. Grande. Vai, rigori. Primo però tiro. Andrà male perché non te l'ho considero io, lo sai. Madonna, Marco, guarda. Che gufo. 1-1. Di gufo. 2-1 per Duncan. Cioè, mi sono comprato l'arcade stick e mo me lo devi pure tirare, guarda. 2-1 no, per dai. Duncan, ha sbagliato. Qual hai preso, Jack? Ho preso 2-1. Adesso poi devi segnare per forza, Sir Luke. 2-2. Lori Fighting Stick. Partita in parada. Allora, chi è che esce per far entrare Aib? Che voleva giocare Aib? Voleva giocare Aib. Vai tu, Jack. Un attimo, sto attaccando l'arcade stick. Boh, spero. E dove lo fate nervosia, Jack? Jack, volevi giocare te? Allora togliamo questo e facciamo Super Sidekick. Devo. Il quarto. Ultimate 11. Allora, chi è che sfida Sir Luke? Io poi volevo anche salutare Dancone. Ciao, Dancone! Allora, Sir Luke ha vinto, quindi gioca. Ciao, bello. Giochi te, provi te, Ib. Bella Ken. Buti. Ciao, Marco. Buonasera, Sto entrando, Alex. Ma Mister Andrea, hai letto il mio messaggio oggi, la mia risposta? Sì. Allora, schiaccia Ib. A posto. Ciao, chattaroli. Ciao, chat. No. Schiaccia Ib, che non ti vedo. Ho schiacciato. Ah, Luca Deba, e vieni qua. Sì. Per me è meglio così. Infatti, immaginavo. Vieni un po' su. Non mi veramente ci sei mancato. Badment. Dai, Lughetto, buca. Allora, Sir Luke, start. No, aspetta, qua te ne ha presi due, aspetta. Sir Luke, start. Ovvero, quanto l'hai preso l'arcade stick? Quanto l'ho pagato? Sì. Ok. 30 euro. Up. Tanto. Down. No, left è poco, 30 euro non che stick è poco. 1 fammelo vedere. 3 e lo 4 che è Duncan. Oh, se ti do 30 aspetta. Euro non prendi per me. Mio, allora. Vai. Era allora Ib. Ma porca miseria. Start. Come questo, guarda, no. Te lo faccio vedere. Start. Vai tranquillo, Luchetto. Coin. Infatti la matrice la pagai. Bodone. Fate impostare i tasti, poi ti dico io. Bodone. Paga Jack. Bodone. No. Bodone. No, te l'ha presi due volte. Rifai left. Non vedo niente, Duncan. Rifai left. Sì. Però quello mi right. Sa quello per PlayStation. Questo per no. PlayStation. Rifai. C'hanno oggi i pulsanti. Non lo so. Rifai. Vai. Tu mi fa caga. Ti prende l'angolo. Oh. Bottone. Come fosse una polvora. Una polvora. Ma che è la polvora, Danca? Cos'è una polvora? Tu mi fai caga.
tu mi fai caga. Vai. Come fosse un... Abbiamo del volume. Una cosa per cagare. Vai, vai, sì, sì. Oh, grande Goldberg. La porcora. La porcora. La purga. La purga. Sì, purga. L'avete fatto la sfida? Ah, eccolo. Tu mi fai caga, tu mi fai caga, Mancone. Come fossi una porgora. Una porgora. Poi uso il bede, poi uso il bede per bede. 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 Che è? Bede. Cioè, bede. Bede. Nella sala giochi sotto bede. Casa. Quindi parliamo degli anni 90, primi anni 90. C'è stato un ragazzino che praticamente veniva sempre lì a rompere scatole perché voleva giocare, no? E ti diceva, ah, te lo faccio io. Ah, questo qua lo sai fa, te lo dico io come si fa. Fammi fare un cannoncino, dammi un gettone. Insomma, lo chiamavamo bede. Perché praticamente quando uno gli diceva di no, gli dicevi, no, guarda, levate, vattene, l'ultimo, questo faceva, bede. Vedete che sarebbe però. Non lo so, era tipo un lamento che faceva, no? Non si è mai capito che caspita volesse dire. No, Duncan dice bidè, voleva dire bidè, però mi ha fatto venire in mente sto bidè, che era sto ragazzino che veniva lì e rompeva. Ma se grafichetta sto gioco. Sciuto! Come fossi una bambola. Oh, niente male pure con le animazioni quando esultano, eh. No, infatti non è male. È un pochino meglio rispetto a Super Sidekick 2, questo, eh. Ma come si chiama questo? Non ho visto. Super Sidekick 4. Super Sidekick. Oh, Però è 4. Tu mi fai caga. Tu mi fai caga. Cioè, quello con i capelli bianchi. Guarda, è clamorosamente la Vanelli. È Ravanelli. È il giocatore anziano. Un giocatore anziano. Penna bianca. Goal. Che golasso, ragazzi. Che golasso. Ma chi è che gioca? Chi sta giocando? Io contro. Coso lì, non mi ricordo come si chiama. Sei tu che sei Coso? Coso. Sì. Non è Coso. Si chiama. No, ha un nome. E si Coso. Chiama. Adesso lo devo dire. Sir Luke. Oh, Sir Luke. Sir Luke, scusa, non mi ricordavo il tuo nome. Scusa, ti chiedo. Oh, scusa. Ma addirittura. Addirittura sto vedendo grande Fortenberg, buonasera a te. C'ha pure i nomi originali. Come c'è il nome originale? Ma che ha segnato? Sì, non mi pare. Lui leggi i nomi. Oh, prima l'idea per il nome. Fare le live. Quando fai gol? Pinzon? Ken? Un nome, è un giocatore vero? Pronto Ken, ci sei? Dimmi. Della ti è piaciuta l'idea della live? Come no, voglia. Sì, sì. Lo faremo, parteciperò sicuramente, come no, voglia. A chi è Ken? No, la prima live sarà sui Beatles, eh. Ah, fanno quella che fa Dancone, bella, sì. Sì, esatto. Siamo per fare delle live. Prendiamo un gruppo, esempio i Beatles. Poi come che non possiamo suonare la loro. Non possiamo suonare la musica originale. La faremo allora noi. Li facciamo sciogliere. Nell'acido. Li faremo, canteremo noi la canzone dei Beatles, capito? E sei sicuro che non fanno lo strike che, uguale? Che sta dicendo? Che sta dicendo Duncan? Aspetta, spammala sopra la sua live. Metti pausa. Allora, può essere che la mia voce è molto simile a quella di Giorgio. Io c'ho un problema. È uguale proprio. Allora che sinistra e destra anche meglio. Aspetta, raga. Che sinistra e destra vanno, ma su e giù non lo vogliono sapere. Ma come hai fatto a giocare fino adesso? Senza su e giù. Ah, perché hai fatto tutti e due up. Cioè tutti e due up, fa un po' down. Up and down. Allora vi faccio ricominciare. Vabbè, dai, lo stesso. Tu lo mi fai ciuccia. Dai, Alcuni. Occhio. Salutiamo sempre Nadiona. Ciao Nadiona. Nadiona. Oh, finalmente mi hanno abilitato le mie emote. Questa grande. La metto per male. Che cos'è? Aspetta, se Silvio sì. Le emoticon. Oh, perfetto. Allora, l'Italia chi è? Io. Ok. Troin. Italy. Sarebbe Troio. Troioin. Troiovne.
Visto quanto spettatori. Visto. Ottimo. Sì. Visto che ragazzi, ci siamo tutti, sarebbe da fare una partita a US Championship V-Ball, però vabbè. Sì. Dopo lì rasentiamo veramente il... Mi dissocio. Io sta squadra con Geccone. Oppure anche a NBA Jam. Anche NBA Jam sì, me l'accollo. Me l'accollo. Fallo. Fine primo tempo. Servadis, lo sai che è molto bello quel gioco, sì? Sì, adesso lo facciamo. Lo facciamo, dai. Cap 98 è veramente bello. Rivincita perché ha avuto quel problema. Aspetta. Come fai a fare le... Quello che hai fatto quello che hai fatto tu. Come faccio a fare quelle mie pure? Ah, cosa? Le emoticon dice. Le emoticon che hai messo de Snake. Quella devi caricarla. Devi caricarla te sul profilo tuo, Duncan. Io per te ho la mia, no? Ce l'ho io. Se c'è l'affiliazione, se te la provano, devi aspettare che te la provano. Vedi, Duncan, io per dire c'ho questa. Figa. Quella ce l'ho pure io. Fammela vedere. Io ho queste qua, ho caricato. Ce l'ho io pure. Pure. Che per chi fosse interessato ad avere le mod, si può abbonare. Sì, esatto. Si può abbonare. Io ho fatto l'affiliazione. Si può abbonare al mio canale, ecco l'abbonamento. Prendi le emoticon. Abbonatevi al canale di Giaccone. Quindi, naturalmente... Vedi, questa ce l'hai pure te, Duncan, quella mia. No, perché la mia non si fanno vedere. Le devi caricare. Caricale sul canale tuo. Le devi caricare sul canale tuo, Duncan. E poi devi aspettare. Nella chat c'è proprio una sezione. E poi però devi aspettare che te la approvano. Se non te la approvano, esatto. Certo, se uno ci mette che scambia una sorca ben par di mutanni, è chiaro. Sei proprio un fregnaccione. Tu la me la fai gira. Che è che ha detto prima? Tu me... la canzone di prima. No, vai cagare come una fossi una polgora. Come fossi una polgora. Come fai cagare? Ho sbagliato. Ciao Luke. Buonasera Luke. Ma che è la polgora? La purga, voleva dire. La purga. Tu lo fai drizza. Tu lo fai drizza. Come la fene. Autogol dell'Argentina? No. Però vedi Duncan, per esempio. Io ce n'ho una che... Ciao Ivano. Parti Ivano. E perché non te l'hanno approvata? Motivo? Penso perché lui l'emoticon la Marco non era approvata perché l'aveva chiamata a caccio. No, penso grande penso gol. Penso per mamma il mia fatto gol. Che di no, non... ne puoi mettere la prima volta 3, poi a seconda degli abbonati. Esatto, blocca, esatto. Poi metterne altri. Esempio, io la cosa lì, il contratto con Twitch. Contratto. Tu devi avere almeno più di 50 followers. Esatto. E io non lo sapevo. Ah, da metà live. Avevo già 1500 di followers. Dopo 1500 di followers. Non sapevo che a 50. Sì. C'è dei limiti che dopo ogni dot ti sblocca delle cose. Se arrivi. No, adesso mi ha sbloccato quasi. Se arrivi a 3000 ti sblocca una foto di Marco. Una fortuna. Toh, proviamo una foto proviamo questo Neo Jack Capo. Neo Jack. Una foto di Marco è rarissimo, eh. È una cosa rarissima. Eccolo! Sì, è arrivato l'abbonamento. Grazie Redocuto. Grazie. Grande Rao. Yuk. Allora, chi è che sfida? Quindi adesso abbiamo detto, ci abbiamo. Allora, Sir, vuoi lasciare il posto oppure lascia il posto Ib?
Quando voi come esco pure io. Come volete, no, per far giocare un po' tutti. Ragazzi, esco io, dai, e gioca qualcun altro. Lo sapete che c'ho voglia. Chi è che entra per Neo Jack? Neo Jack voglia di Conflex. Conflex. L'altra latte però. Duncan, ti stai sempre a pensare a magnà, fino a lei magnà le patatine. Mi vado a fare una scodella. Ah, mi prendo una scureggia. Una scodella. Ma già se senti il primo rumore, Jack, buchi te. Scodella. No, vabbè, Sir, te stai a giocare. Se vuoi giocare, Sir, puoi continuare, Scodella. Si, poi entra... ti faccio una... Ti faccio entra una qualcun altro, magari. Vai, Sir, gioca. Oh, gliela faremo a bocca a qualchidù. Oh, buco io se nessuno vuole giocare. Vai Marco, bocca te. Jack non mi collabora. No, dai, Marco, non sentito. Marco. Dimmi. O cerco Marco. Te non bocca te, dai. Senti, fai giocare Marco. Dai, due vabbè, nuovi. Allora Marco contro Jack, vai. Sir dice fate entrare due nuovi. Vai. Possiamo fare anche Marco contro Marco. Marco contro te. È Marco che lo mette in bocca a Jack. È che lo schifo. Scusalo, perdonalo. Duncan. Ma che schifo. Non sa quello che dice. È bravo. Che schifo. Perdonalo da Diona. Perché non sa quello che dice. Esatto. Allora, aspetta, che ancora non vi vedo. Vediamo se funziona. Io uno lo... Ok, l'ho sentito tutti e due. Ah, li ho sentiti quindi... tutti e due. Oh. Che bello lo stick. Intanto è finito. Nadiona chi è? Nadiona è la responsabile di marketing di Italia. Allora, Marco, Terminator 2. Start. Ho sbagliato, aspetta, sbagliato. Lo pur mettemo. Okay. La responsabile di che? Twitch Italia. Ah, ok. Non ho capito. Nadiona? Sì. Mm-mm. Vai up. And up and down, 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 and up and down, down. Rigged. Bodona. Marco, intanto è finito Terminator 2. Bodona. È finito Terminator 2. Mamma mia, quanto è forte. Vai. Fortissimo così. Vai, Jack. Terminator 2, che fai? È finito adesso. Dove? Su che canale? Oh, sul canale 20. Ah, ok. Canale 20. Il primo Terminator non si batte. Up. Sì. Assolutamente. Il primo è un capolavoro proprio. Però il 2 allora sono due film diversi secondo me, sono belli. Bottoni. Il secondo è più un'americanata, il primo è bello proprio. No, ho toccato qualcosa, che è successo? Aspetta, ecco, c'è qualcosa che non va. Bottoni. No, aspetta, no, mi sono andato a schermo. Però... Metti il focus sulla finestra, schiaccia col mouse sulla finestra. No, arrivo. Ha fatto danno. No, ecco, ci sono, ok. Comunque dal 3, è da Terminator 3 che comincia, è da Terminator 3. Bottone 3. Capo perché mi sto impallando, con i tasti, non so se ho sbagliato. Terminator 3 non esiste. E infatti sto dicendo che allora, Terminator 3 comincia start. A scemare allora, sì, start. Ok. Cioè coin. Nel senso, esiste, okay. Però fa talmente schifo che per me non esiste. Bottone ragazzi. Up. Oh. Down. Left. Sinistra. Andleia? Non risponde Andleia. Bottone 1. Andrea, prima pure un attimo si era assentato. Che fa un buzzo. Infatti. Bottone 4. Vai. Sì, come me l'ha messo i due uguali, però non capisco perché, vai. Aspetta. Cioè ho premuto quattro tasti diversi, B, X, Y, A. Oh, ok. No, tutti. Ok. No, vai. Perché non mi ci trovo con l'arcade. È la prima volta che ci gioco. È la mia prima volta. Ieri sera me l'ha fatto provare due volte. Su Spaceball, no? Il raggio traente. Jack, sul serio te l'avevi dato di 30 euro per avere l'arcade stick. Veramente. Ma che cazzo hai scelto? Ma che cos'è? È vero, vabbè. Enzo, è vero. Adesso i film iniziano alle 9, a poi 9, se vabbè, se no 9 e mezza. Esatto. Vietnam non è sorpreso. Vietnam Olanda. Str come?
a stronzo, punto esclamativo. La mattina trovai un biglietto sopra il cuscino. Sapete cosa era scritto? A stronzo, punto esclamativo. Papà, ti sono infinitamente grato. Sì, come no? Ma ho un figlio così. Ancora piagne i schiaffi che ci ha preso. Oh signore, ma lo sente? Lo sente padre? L'ha chiamato pure amore? Ma li mortacci su. Ha detto love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Ma lo sente padre? L'ha chiamato pure amore? Ma li mortacci su. Sto prete sta a perdere colpi. Sto prete sta a perdere colpi. Spade di fuoco. Ah, ma ci stanno i palletti. E pallette per... Sì, per vedere lo tira, sì. Ma manco le basi. Le basi arche. Come Ponzio Pilato quando si lavora le mani davanti a nostro signore. A nostro signore. Kick up. Penalty kick. Come si batte? Con effetto. Tiro ad effetto. Offetto. Ma io non sono premuto il tasto, raga. Ho fatto tutto da solo. Guarda, ho festeggiamenti tipo finale di Coppa Intercontinentale. Vabbè, questo è Vietnam, eh. Questi. Io sto ancora cercando i capitasti, eh. Vietnam Olanda è insomma una partitona proprio, eh. Ma c'hai lag? No, non c'ho lag, che ripeto, è la prima volta che sto un attimo a giocare con lo stick. Sto giù. Cercando di capire i tasti, eccola. Perfetto. Capito? Te ne sei andato col portiere? Lo so. Il portiere si andava a prendere un tè caldo. Un caffè. La compra di sigarette. Dai, passa Marco, passa. Non mi fa andare avanti. Guillem. Allora, questo è il cross, questo è il passaggio. Quindi. Ok. E il terzo calcio? A che serve? Ma io ero tranquillissimo perché lui mi difendeva con la lunga spada di fuoco. Aridaglie! Ma io ero tranquillissimo perché sapevo che lui mi difendeva con la spada. Con la lunga spada di fuoco e brega. Aridaglie! Coraccio, come soffre di tracchettino lui. Guarda, stavo. Cazzo fa di balletti? I ballettini, sì. Oh! Papà, sempre con sta mania di sta violenza in tutto. E che ma chiami violenza? E quando suonavi te ci facevi tu coglioni così. Si è svegliato Andrea. Oh, 3-0. Sì, ma perché Dzeko non sta a provare i tasti, sta a provare... Oh, vabbè, secondo me gli stava un po' anche a laggare. Sì, secondo me sì. Corcoso, tutti corcoso di fuori. Ciao Pez, buonasera Pez. Ciao Pez. Come rubare le caramelle a un bambino. Sì. Rubare caramelle a un bambino, dai. Che siete, una setta, i masoni, i carbonari. I masoni. Ah no, io non posso cambiare squadra però. Potete fare reset, volendo. No, reset. Allora. Chi me pinge? Ah, lo so chi perde. H725. E tuo padre come si chiama? H724. che poi non era il suo vero nome, perché il vero nome era impronunciabile, no? Sì, lui sì, dice sì. Il codice, insomma. Sì. C'è prova, eh. Ci sto provando. Dancone! Che c'è? Rancaldo? Vediamo. Rancaldo? È andato a farsi la scodella di cornflakes. Ah, i cornflakes. Latte cornflakes. La scobella. Sì. André, Duncan 3 minuti fa ha detto io c'ho fame. Vado a farmi una scobella di cornflakes. Ci
avevo immaginato che sia andato a ordinare un hamburger oppure una pizza. No, dai, grande gol. Infatti sì, è quasi mezzanotte, si poteva anche ordinare una pizza. Almeno gli gesputava dentro proprio definitivamente. Mamma mia. Ragazzi, finalmente ho trovato il WWF, che c'è anche l'uomo tigre, si chiama Champion Wrestler. Sì, sì, sì. Bello. Figo. Bello pure quello. Prova sto olive, so greche. Prima prova sto prosciutto, è in zucchero. È in zucchero. E provalo, è in zucchero. Te posso parlare un attimo? Ma te dammi fia, che cazzo vuoi? Senti Sergio, io una cosa te volevo dire. Ma te, ma dammi, che cazzo vuoi? Te dammi fia, che cazzo vuoi? No, ma adesso un attimo, mi sto ingranando col lavoro. Ah sì, so 3 anni che stai ingranando col lavoro. Pia, te la sposi o non te la sposi? Ma sposo, ma sposo. Pensa che figlia mia. Alla fine gli guarda con l'occhio e pensa che figlia mia. Sì, sì, sì. Dopo che gli ha raccontato la storiella di sì, sì. Non ti preoccupa, bella mia, tutto di passaggio. Tutto di passaggio, andiamo a comprare scarpe. Esatto, esatto, arriverà anche per te. Oh, quella era fallo. Già, sì, sì. Mannaggia. Lo so, Luca, lo so che arriverà pure per me. No, purtroppo, purtroppo sì, purtroppo sì. Vabbè. Mannaggia, ma che oggi comunque Agata abbiamo 30, ragazzi. A proposito, non grande, che cosa? Grande. Oggi cosa? Era statistica, qualcosa, statistica, non mi ricordo. Pietà Francia, bravo, vai. Pietà Francia. Ma lei non faceva veterinaria? Ha capito, perché statistica non la deve studiare, non so. Guarda, ma che c'è a secca la statistica? Oh, Pippo! E vabbè, se deve fare un calcolo statistico. Guarda, se deve fare un calcolo statistico su una cosa, che fa, non lo fa. Questo vabbè, che mi ha mannato stamattina. Statistica sui linfociti, che deve allora fare? Allora, perché? Questo che mi ha mannato stamattina. Che dici? Allora, no. Gentile, no, allora, email, gentile Agata. Nella prova di informatica ha riportato un punteggio di 30, in quella di statistica 31. Il voto d'esame è quindi 30 su 30 e lode. Complimenti, dottor eccetera eccetera, il nome del professore. Quindi informatica e statistica. Beh, ma si vede che comunque una mi fia quadrata, mi fia quadrata, quadrata. Si vede. Tutto il contrario di me. No, nel senso che lei fa una cosa, la fa bene. Vabbè, ah, pure te, non è che no, no, per dire che comunque ma tu intendi nello studio? Intendi nello studio in generale? No, però? no, in generale è quadrata, che cioè è, per dire, è vegetariana da un giorno, ha detto non mangio più carne, non la mangiano più, cioè lei si mette sulla testa una cosa e quella ha preso tutto dal suo papà, insomma. Io purtroppo l'università non l'ho finita, e Marco voleva farlo, perché fallo, poi quando piatto. È nata lei, insomma, sono al lavoro, mi sono messo a lavorare come sul Conte Tacchia. Dovemmo lavorare, bisogna lavorare, dovemmo lavorare. Padre, no? Il Conte Tacchia, anche Duncan è vegetariano, sì, sicuro. Guarda, Duncan proprio, penso che è più vegetariano di lui. Anzi, Duncan invece è una cucina vegano che batte la figlia e si fuga, ma è pesante in quel senso. Porco. Sì, ma 0-0 ancora tra la Cina e no, chi è? La Vietnam e la France. Vive la France. Ha sbagliato, ammette. Ha sbagliato a mettere la cosa, la squadra, e comunque sto perdendo, è una cosa incredibile. Christian ci dice, ci informa Christian che it's midnight.
È l'una di notte, tutto va bene. Poi quando giochiamo a Street Top ti faccio soffrire. Mi piace il segnale orario. No, io appunto le idee a Street Top non ci gioco. Mi hai fatto venire voglia di patatine fritte, anzi le vado a friggere. Ivano, ci sono io. Buttemene due pure a me, Ivano, che io pure le patatine fritte. Io a casa mia il fritto è bandito, quindi per me è sempre un piacere. Cavalier Condorelli. Ma qui non si possono fare colpi di destra, rovesciate, tiri al volo, niente? Speroni fa solo i colpi che dico io. Sull'allenatore del pallone, no? Mamma mia, come ci stava bene questa. Rigore questo? Che rigore? Ammazza! È rimasto lì lo scarpino. L'almanacco del giorno dopo, lo ricordo sì, Luca. Te si carciao su una gamma per te. Mamma mia, mi sono bevuto 2 litri d'acqua stasera. Basta per l'acqua, Pure io dovrebbe. Se no mi ci fa. No, adesso infatti abbio. Se no mi ci fa i cosi. I cirini. Nonna mi dice che bevi tutta st'acqua. Che te ci fa il ranocchio suo stomaco. Le nonne. No, ma che fa? Rimane lì, ma che si è addormentato? E come no, mezzo destro e mezzo sinistro. Grandi film trash proprio. Super trash. Ma che ha fatto? Perché Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento. Ma visto che è? Ma che faccio? Ma che faccio questo? Sti giapponese, sti giapponese. Sono riuscito a parte Marco. Sti giapponese. Vabbè, una volta che ti sei imparato. Volete fare la bellissima oppure volevamo cambiare gioco? Bellissima. Se facciamo l'ultimo prendo il Japan. Dai, allora. Allora, aspetta, vi resetto? No, No. Se volete vi resetto, No, va bene, tanto io mi tengo la Francia, squadra che vince non si cambia. Reset. Come si fa qua? Allora, Asia B, sì. Asia B. Aspetta, là intanto fa piscia. Lo Giappone. Aspetta, Marchetto, che faccio la piscia. Vai tranquillo. Ma voi pulite la piscia. Capo Marolangop. Mal. No, vabbè, mettiamo morta. Zack, scusami. Ma l'hai preso su Amazon, non l'hai preso, Lori? No, l'ho preso a GameStop. Ah, perché? Non si tratta di soldi a GameStop, raga. Perché ho visto pure su Amazon, stava di più, giù, stava a 30 euro, era l'ultimo. Ma non si danno i soldi a GameStop. Allora, io ti devo dire questo, l'altro giorno, anzi... Ieri sono andato io a GameStop di persona, ci faccio, ma avete lo stick, non ce l'aveva nessuno. GameStop è il male. Sai, sotto sotto c'hai ragione, perché gli chiedevi una cosa, non c'hanno mai un cavolo. No, ma non tanto per quello, quanto perché sono ladri. Perché ci può sta che magari un qualcosa che io venga a chiederti non ce l'hai. Il fatto è che sono proprio ladri. E l'unica volta che sono andato al GameStop è perché volevo magheggiare un gioco che magari mi serviva per avere in sconto un altro gioco. E però perché mi avevano regalato, non perché l'avevo comprato io, perché sennò paghi due volte il gioco. Ma guarda quello, si è disinteressato del pallone, maledetto. Veramente, cioè, che te la vedo di 30 euro per lo stick, sul serio? Lo so, ma quello era l'ultimo. Ordinatelo su internet, tu. Non c'è su internet, sta di più. Meno male, meglio così. Su internet costa di più. Che avete voi dei videogiochi a Malta, Duncan? Che c'avete voi dei videogiochi a Malta come negozi? Malta stop. c'è uno che si chiama Replay. Sì. C'è uno che si chiama Break Mode. Ma no, Ellen. C'è uno che si chiama Doctor Game, credo pure. Doctor Game?
come quello che fa i video. Un pareggio. Questo Giappone è rognoso. Pareggiotto. Replay, vai, sì. Dopo non mi devo abituare a giocare un attimo con anche The Stick. Che è un'altra cosa. Provato a cercare GameStop a Malta. Eh? E mi ha dato GameStop a Malta a New York. Perché... perché in America c'è un posto che si chiama Malta. No? Molto. Ah. Dancone, ma te li fatti sti corn flakes? Non sto da mangiare. Ti sei addormentato. Ah, e stai a mangiare? No. Ma... gol rubato. Cioè, li stai mangiando? Li stai mangiando? C'è più zucchero che cose. C'è più zucchero che capelli in testa. Ma di burro. Mane de burro. Magna secco. Ivano Corona, facci sapere se parlare quando friggi, quando volle. Zappone, vai a letto? Buonanotte, Zappone. Ma grande gol, Jack, ragazzi, non ci sta a perdere, Perché non riesco a fargli i falli? È questo che non riesco a capire. Perché io quando usi i giocatori non ci riesco. Perché quando usi il capitano, c'hai te li può saltare alcuni. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Quelle del Conad che si fanno a forno sono buonissime. Le patate? Sì, però. No, si è fatto male il Nakatani. Sì. Però ragazzi, cioè, se io devo mangiare una cosa zozza, tipo i patate fritte, io le voglio fritte. Perché devo fare il forno? Dio svizzero. Perché fa quello io so, però voglio dire, se devi mangiare una cosa zozza, mi fa i patate fritte. Sì. Se me lo fa male, faccio male bene. Capito? Cioè, come quelli che compra Porsche e la mette a Medano. Porca madosca. Mamma mia. Aspetta, c'è sta gente a Collevero che c'ha la Porsche diesel. Diesel comunque non è male. La Porsche diesel. Oppure GPL. No, la Porsche diesel no, raga. La Porsche GPL. La Porsche. Ferrari. No, vabbè, ma la Porsche diesel. Okay. La Porsche GPL la pure Porsche non è male. Non esiste. Ma la macchina sportiva, ma poi cioè, su. La Porsche diesel no. Senti, questo è come il concetto che adesso non so se sai che la classe A della Mercedes non monta più motori Mercedes. E oltretutto è a trazione anteriore. Che ma non monta motori Mercedes. Sono Renault. Esatto. No, Sir Luke, non perché inquina. Volevo dire, c'hai cioè, una macchina sportiva, la metti bella, diesel che poi vabbè. Per quelli con la Porsche GPL c'è un girone in inferno. Che volevamo fare, ragazzi? Sì, ma pure quelli che...